Ho dovuto aspettare 69 anni per questo momento. Avere la paletta e il cappello da capostazione è sempre stato un mio sogno, non ce l'avevo mai fatta. Stavolta la vita mi porta anche a questo. È un gioco che facciamo insieme a voi, ma oggi non giochiamo, diciamo cose serie e le diciamo in questo momento, qui in questa città che ha appena accolto il treno a vapore che è arrivato questa mattina da Torino passando per Alba, per parlare, per raccontarci e dirci il treno come motore di sviluppo dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte. Le Langhe, Roero, il Monferrato, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Vogliamo aggiungere a questo anche il treno, il fascino dei treni storici, le potenzialità storiche e turistiche che può avere un treno? Ecco, ne parliamo. E ne parliamo con, direi, un parterre de roi importante. Io vado a presentarveli e poi ovviamente avranno la possibilità di avere tutti la parola e avrete la possibilità di avere la parola anche voi, perché è previsto un dibattito. Io saluto intanto il ministro Garavaglia che è qua con noi ed è arrivato. Ministro dello Sviluppo Economico, e devo dirvi che io nella vita da giornalista ho moderato tanti convegni, ma poche volte ho sentito dire da un ministro: sì, io mi fermo, ascolto tutto e poi trarrò le conclusioni. Normalmente c'è il saluto del ministro che poi va via, invece grazie per essere qua e per restarci soprattutto e per ascoltare le cose che si dicono. Io faccio un rapido giro, tolgo la paletta, poi interverrò solo in caso di necessità. I saluti li porterà Edoardo Vallarino Gancia, presidente del Club UNESCO qui di Canelli, che è un po' il motore di tutta questa iniziativa. Paolo Lanzavecchia, sindaco di Canelli. Poi avremo Monsignor Libero Andreatta, che è il presidente della Fondazione delle Ferrovie dello Stato. Marco Gabusi, qui canellese, ma in questo caso come assessore regionale piemontese ai trasporti e alle infrastrutture, e quindi impegnato in prima persona anche su questi temi. Poi abbiamo Luigi Cantamessa, che è il direttore generale della Fondazione. Ecco, se intanto fate i bravi scolaretti, ecco, alzate la mano quando vi indico, della Fondazione Ferrovie dello Stato e consigliere del Ministro per la Cultura delle Ferrovie Storiche. Paolo Baretta, che è invece della Holding Barletta, che è la Holding Arsenale, che credo sia in sala, vero? Eccolo, benissimo, buongiorno. Edoardo Botta, sindaco di Varallo Sesia, ecco, sentiremo la sua esperienza. Claudio Colaizzo, associazione Le Rotaie, il treno dei parchi. Gianfranco Comaschi, che è presidente del sito UNESCO, eccolo, da Acquiterme, il treno motore di sviluppo. E poi Michele Viale, presidente amministratore delegato dell'Alstom, ecco, buongiorno, che è Ferrovia Spa, quindi parliamo di treni e costruire anche treni. E poi abbiamo anche un collegamento, ditemi voi se siamo in collegamento, se è possibile attivare il collegamento, eccolo qua, abbiamo due ministri, questa volta abbiamo il ministro Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, che è con noi da Bruxelles, e in questo caso mi dicono, signor ministro, che lei ci sente ma non ci vede, è così? Buongiorno, mi sentite? Sì, la sento, la sentiamo benissimo. Io mi sento ma non mi vedo, mi dispiace. Ma comunque mando un saluto ovviamente a tutti i presenti, a tutte le autorità e anche al caro maestro di Canelli, organizzatori, tutti quanti hanno voluto questo momento. Il mio contributo, diciamo così, è semplicemente per dire che io credo che quando ci sono delle infrastrutture importanti che sono costruite nel passato, e credo che il Piemonte sia una delle prime testimonianze per numerosità e anche diffusività della rete ferroviaria, ecco, su queste occorre ragionare in modo nuovo, con
fantasia anche, per cercare di mettere a frutto e dare anche in un'ottica di sostenibilità, una parola proprio in voga in questi tempi, di sostenibilità ambientale e anche soprattutto economica, la possibilità appunto di ravvivare queste reti e per portare economia nuova anche in piccoli comuni, in comuni normalmente fuori da quelle che sono le reti più importanti di flusso anche turistico. Quindi un turismo nuovo, intelligente, che faccia crescere anche le economie locali. Naturalmente l'infrastruttura ferroviaria è un'infrastruttura che riceverà grandissimo impulso, quindi veloce di collegamento delle ferrovie, ma sicuramente la possibilità in qualche modo di ridare vita a quella che è la rete ferroviaria, cosiddetta il muore, potrebbe permettere anche in prospettiva, perché noi dobbiamo immaginarci un mondo che continua a evoluzione, la possibilità del collegamento anche appunto della cosiddetta campagna della periferia con i grandi centri di radiazione di collegamento ferroviario. Quindi io credo che l'iniziativa che porta avanti la Fondazione, ringrazio il Presidente, ringrazio in particolare l'infaticabile Direttore Generale Cantamessa che su questo progetto ha così investito ormai da diversi anni e che in qualche modo in tutta Italia sta ridando vita e sta ridando attività e sta riportando anche l'attenzione mediatica rispetto a situazioni, luoghi, comuni in qualche modo dimenticati che non sono mai andati sotto i riflettori della realtà moderna. Quindi è la possibilità anche di far conoscere assieme alla ferrovia, ribadisco, gli ecosistemi con produzioni tipiche, tutto quello che in qualche modo è connesso a una terra ricca come quella che è il Piemonte, che diciamo così conosco direi abbastanza bene e che merita quel tipo di attenzione. Quindi la mia suggestione e la mia indicazione, in qualche modo un suggerimento, è in qualche modo di lavorare con la fantasia e ridare infrastrutture così importanti che i nostri diciamo così predecessori, lo dico evidentemente in qualità di ministro, ma hanno voluto in epoche non troppo lontane e se le hanno volute probabilmente hanno investito anche perché pensavano che nel lungo periodo questo potesse in qualche modo essere un valore, magari non più nell'accezione di allora, ma sicuramente in quelle che oggi noi possiamo concepire rispetto a bisogni, sensibilità diverse, ma che tuttavia esiste. Quindi davvero buon lavoro, un saluto a tutti i partecipanti e complimenti per l'iniziativa. Ecco. Ecco, se posso aggiungere e chiosare una cosa sulla sua dichiarazione, Ministro. Certamente lei è Ministro dello Sviluppo Economico. Questo è un territorio che sta scoprendo e riscoprendo ormai in maniera ben radicata le potenzialità del turismo e oggi parleremo soprattutto di questo. Ma credo che il discorso delle ferrovie dovrebbe coinvolgere in un territorio anche questo il ritorno all'uso del trasporto su rotaia, perché questo è un territorio su partono per tutto il mondo decine e decine di milioni di bottiglie all'anno solo nella Valle Belbo. E allora tutto questo è stato trasferito sul trasporto su gomma per deficienze delle ferrovie, per scelte sbagliate degli anni scorsi. Oggi noi abbiamo migliaia di camion che percorrono le strade del sud Piemonte per portare le bottiglie di vino che vengono prodotte qua all'estero, al porto di Genova e quant'altro da altre parti. Il ritorno della ferrovia può essere anche questo, può essere turismo, è il caso di dire un binario, da una parte il turismo, dall'altra certamente anche il ritorno al vettore ferrovia, proprio che sia come dire, concorrenziale rispetto a quello che è il trasporto in autotreno. Che ne dici? È d'accordo? Assolutamente sì, lo ribadisco.
dobbiamo in qualche modo interpretare quella che viene chiamata sostenibilità, il termine largamente usato in questi tempi in tutte le sue accezioni, la sostenibilità ambientale coniugata con quella economica, e quindi in questo senso siamo chiamati a fare delle scelte anche innovative, però non buttando via tutto quello che abbiamo. Cioè, io penso che una rete così importante come quella ferroviaria, costruita con tanti sacrifici nei secoli scorsi, prima di dimenticarla, tenerla definitivamente, vada adeguatamente in qualche modo ponderata e valutata nella possibilità di utilizzo delle forme nuove, sicuramente come ci vengono offerte. Quindi anche sicuramente la connessione con un tessuto economico che è quello appunto vostro, è un tessuto molto importante soprattutto su certi aspetti. Ma coniugare ad esempio il turismo economico, chi lo sa, può essere veramente magari l'uomo di combo. Molto bene, la ringrazio. La ringrazio, signor Ministro, continui ad ascoltarci finché potrà. Io intanto do la parola ad Edoardo Vallarino Gancia in qualità di Presidente del Club dell'UNESCO di Canelli, che tutto questo ha in qualche modo alimentato. Gli do simbolicamente la paletta verde a possibilità di parola. Mi raccomando, stai nei tempi, parliamo di treni. Quindi. Grazie Sergio, assolutamente. Beh, gentili signori e signore, autorità civile, militari, religiose, a nome di tutto il Club UNESCO, un ringraziamento. Pronto? Sì, ok. È per noi una grande soddisfazione che siete tutti voi qua. Però funziona? Funziona. Sì? Ok, perfetto, grazie. Sapete che il convegno era stato programmato per l'anno scorso, per ovvi motivi purtroppo abbiamo dovuto rimandarlo. La cosa che ci ha fatto molto felice è che tutti gli invitati dell'anno scorso hanno riconfermato e sono qui presenti. E un ringraziamento particolare lo voglio fare al Ministro Garavaglia per la sua presenza, al Ministro Garavaglia in questo particolare momento. Grazie, la sua presenza qua imprime un significato ancora più forte a questa giornata e a questo convegno. Un ringraziamento particolare va al Dottor Paolo Barletta, Presidente di Ansenale, il cui contributo ha permesso al Club UNESCO di poter organizzare questo convegno. Sappiamo che lei è un visionario sul turismo del treni, sappiamo che ha dei bellissimi progetti, magari poi dopo ci racconta qualcosa, sarebbe molto bello perché quello che state facendo è veramente molto bello. Un altro ringraziamento particolare a Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione Ferrovie dello Stato, che ci ha da subito sostenuti in questo percorso. Il dottor ingegner Cantamessa sta facendo delle bellissime cose con le ferrovie storiche e devo dire ha un'energia contagiosa che è veramente stimolante nel portare avanti queste progettualità. E poi un ringraziamento al Club UNESCO di Canelli, a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo convegno. Grazie Oscar, Sergio, Michela e grazie Gianluigi che non è del Club UNESCO ma che si è dato un grandissimo da fare. La ferrovia per questo territorio, per noi di Canelli e direi per la mia famiglia, un fortissimo significato e grazie alla ferrovia, quando le ferrovie del Nord Italia decisero di aprire la Cavalleria Maggiore Alessandria, che il mio trisnonno decise di trasferire la cantina a Canelli e fare il primo spumante metodo classico in Italia qua a Canelli. E direi che grazie alla ferrovia che le cantine di Canelli hanno avuto modo di avere uno sviluppo estremamente importante, diventando elemento di trasporto per arrivare ai porti, per avere uno sbocco commerciale, per portare i nostri prodotti in tutto il mondo. E questo sviluppo è quello che ha fatto sì che la mano dell'uomo andasse a modellare sempre di più quelle che sono le nostre colline,
quindi siamo molto affezionati. Qui non ci rendiamo forse conto perché siamo abituati della loro bellezza e che sono state riconosciute come patrimonio mondiale dell'umanità. E vorrei anche ricordare che il progetto di candidatura è partito proprio da Canelli, con le cattedrali sotterranee, e questo devo dire è un altro bellissimo primato che questa città ha. Abbiamo un sito UNESCO composto da 6 core zone, poi abbiamo il presidente che potrà raccontarci di più, ma in cui abbiamo un unicum, abbiamo la ferrovia che le può collegare tutte, e oggi con la riapertura della tratta Alba Castagnole delle Lanze abbiamo 5 core zone che sono collegate con un treno che passa tutto attraverso le buffer zone. Sappiamo tutti quelli che sono gli sviluppi che il turismo può portare sui territori UNESCO. Speriamo che con questo convegno prendiamo sempre più coscienza di quello che il treno storico può portare come valore aggiunto a questo territorio. Poi condivido con quello che ha detto Sergio, dobbiamo anche essere lungimiranti, dobbiamo anche essere coraggiosi e cercare anche di capire qualcosa di più, perché effettivamente pensare un domani a una metropolitana che possa portare sia le persone locali, ma soprattutto i turisti, in maniera regolare, e un domani ancora ritrasportare le merci via ferrovia e non via TIR, che abbiamo una congestione totale, sarebbe qualcosa di bellissimo. Abbiamo dei tempi, sappiamo che la politica deve fare i conteggi con i budget, siamo uomini di numeri, però dobbiamo essere sicuramente ambiziosi e avere una visione di dove vogliamo che sia il nostro territorio fra 20 anni. Grazie a tutti. Grazie. Ecco, do volentieri la parola a Paolo Lanzavecchia, sindaco di Canelli, con paletta e fascia, così ci vuole. Devo dire che già la fascia non pensavo mai di metterla nella mia vita, non avrei mai pensato di metterla, tantomeno la paletta. Quindi benvenuti a Canelli, benvenuti in terra di UNESCO, 50° sito UNESCO. Benvenuto al ministro Massimo Garavaglia, grazie per la sua presenza ancora in un momento particolare. E un saluto al ministro Giorgetti, che non so se è ancora collegato, e un benvenuto a tutte le autorità civili, militari e religiose qui presenti. Tanto è una bellezza vedere questo teatro pieno per parlare di mobilità sostenibile, ma di turismo. Devo dire che vedo un po' una visione di questo convegno e mi complimento col Club UNESCO di Canelli, con Edoardo Gancia, e devo dire con l'intraprendenza, ed è vero che è contagioso quello che racconta sempre l'ingegner Cantamessa. Ci siamo conosciuti già forse in questa la seconda o terza occasione, e trasmette molto quello che è un turismo sostenibile, un turismo anche slow, no? Si parla di slow food, ma parliamo di un turismo lento che possa far assaporare i nostri territori. Ecco, prima si è parlato appunto di turismo. Io credo che prima del 2014, sì, su questo territorio si parlasse di turismo, ma devo dire con quella visione che ha avuto proprio la famiglia Gance, la famiglia Bosca qui di Canelli, e tanti altri visionari hanno creato quello che poi dalle cattedrali sotterranee ha portato al riconoscimento UNESCO. Io credo che parlare oggi di turismo in treno e di mobilità sostenibile possa, e l'augurio che vi faccio, e l'augurio che mi faccio in questo convegno, è che possa portare a una visione nuova di turismo ed aver visto lungo, come avete visto anni fa, prima che si arrivasse appunto al riconoscimento UNESCO. Quindi, unendomi ancora e ringraziandovi per la presenza di tutti voi, vi auguro un buon convegno. Grazie. Allora, il microfono e la paletta che dà diritto al dialogo e all'intervento passa a Marco Gabusi, che è stato sindaco di Canelli, quindi gioca in casa, conosce bene questi territori, oggi è assessore della Regione Piemonte ai trasporti, alle infrastrutture e tante altre cose, difesa del suolo, protezione civile e quant'altro, ma qui noi lo vogliamo come assessore ai trasporti proprio a relazionare sul tema trasporto turistico e trasporto pubblico locale, quali differenze e quali punti di convergenza. Quindi si è già detto prima, da una parte il turismo, dall'altra però le ferrovie che possono tornare ad essere una vena pulsante dell'economia sia in termini di trasporti passeggeri e in questo caso soprattutto il trasporto merci. Prego, sì, Gabusi. Grazie Sergio, buongiorno a tutti. Cercherò di condensare il mio intervento e, come dire, ringrazio davvero
chi ha organizzato e gli ospiti che vengono da fuori. In tanti hanno ci salutato i due ministri e mi fa particolarmente piacere ringraziare il ministro Garavaglia, ma no, non posso che salutare la mia collega Claudia Terzi, che parlerà dopo di me, perché è un piacere averla, Canelli, e soprattutto perché, come dire, condividiamo insieme molte battaglie. Allora, io voglio essere concreto ed onesto. Il direttore Cantamessa l'ho conosciuto un po' di anni fa, quando facevo il sindaco, e su questi territori abbiamo organizzato, grazie a lui, il 95% del merito di aver portato il treno storico a Canelli. Quando ero sindaco e quando ho conosciuto Eraldo Botta, sindaco di Varallo, è stato, come dire, grazie alla sua energia. Ho chiesto io a Edoardo Ganci, al Club UNESCO, di mettere questo titolo al convegno perché si potesse ragionare apertamente, e per me è un'opportunità di provare a spiegare quello che ci siamo trovati di fronte. Intanto provare a spiegare che nulla vi è contro al trasporto ferroviario. È facile spesso rappresentare qualcuno come un nemico del trasporto ferroviario. Io vi dico quello che mi sono trovato quando sono arrivato a far l'assessore. Il Piemonte spende 535 milioni sul trasporto pubblico locale, di cui 55 mette dal bilancio regionale, 480 dal Fondo Nazionale Trasporti. Ci sono qua, come dire, in sala tre consiglieri con me presenti di vari partiti, di Sabato, Sacco e Gavazza, che possono, come dire, smentire questi dati, ma sono quelli. E li mette storicamente, li mette da tanti anni, quindi quello è un dato che sia del Fondo Nazionale Trasporti che del bilancio regionale è rimasto così da tanti anni. Nel 2012 vi sono state queste chiusure per motivi di bilancio, evidentemente di bilancio in alcuni casi, infrastrutturali, ma di fatto una mancanza di bilancio che ha portato questa regione ad essere l'unica in Italia ancora oggi a non avere un contratto di servizio decennale con Trenitalia. Nel 2019, quando siamo stati eletti, io mi sono trovato sulle carte, nei tavoli, ad avere un contratto cosiddetto ponte, un mini contratto di 4 anni, che aveva quella che ho definito sempre e apertamente, e credo che questo sia, come dire, un discorso trasparente che ho fatto in Consiglio regionale dal primo giorno, un deficit di bilancio di 40 milioni di euro, perché era un contratto di 4 anni che aveva una maxi rata finale di 40 milioni di euro più alta rispetto agli anni precedenti, senza servizi in più e senza treni nuovi in più. Questo è un dato di fatto che è inconfutabile, per cui con Trenitalia, senza che ne abbia colpa, siamo in causa da un anno e mezzo. Ma, come dire, c'è qui il direttore regionale di Trenitalia, che ringrazio perché tutti i giorni ci sentiamo per mille motivi, c'è Cristina Bargiero, che è da poco componente del Consiglio di Amministrazione di Trenitalia, non c'è Luigi Corradi, che è l'amministratore delegato, con cui condividiamo però questa problematica. Nessuno è, come dire, avulso da questa realtà, nessuno pensa che sia colpa di un altro, siamo tutti, come dire, ereditiamo una situazione che qualcun altro ha creato, ma che oltre a spiegare, oltre a dire trasparentemente, dobbiamo risolvere, perché gli amministratori sono chiamati a risolvere le problematiche. Allora io, fatta questa premessa e detto, come dico tutte le volte ai consiglieri, che io di quei 535 milioni non avanzo un euro, il che vuol dire che per mettere un treno in più bisogna avere degli euro in più, perché io non avanzo un euro. Anzi, spendo anche un po', come dire, quelli degli anni futuri, bisogna avere la lungimiranza citata dal ministro Giorgetti di immaginare, e da Edoardo Gancia, di immaginare questo territorio, il territorio piemontese, fra 20 anni con dei progetti che abbiano una sostenibilità ambientale, che tutti immaginiamo e tutti vogliamo, ancora di più qua, in un sito territorio UNESCO, ma anche una sostenibilità economica, perché altrimenti la sostenibilità ambientale rimane una sostenibilità di cui parliamo in questo convegno e che è per, come dire, per la noblesse oblige, ma che non si trasforma in realtà. Allora noi dobbiamo avere la forza di avere una visione che sia anche concreta. E allora concretamente vi dico quello che sta facendo la Regione Piemonte. Noi abbiamo, bontà dei consiglieri quando riapproderà in consiglio, un assestamento di bilancio che grazie al Presidente, grazie allo sforzo di tutti i gruppi di maggioranza, ma credo anche di minoranza, arriverà in consiglio, approvato già dalla Giunta un mese fa, arriverà in consiglio entro pochi giorni, con uno stanziamento di 15 milioni di euro ulteriori, che si sommano a quei 55, per i prossimi 10 anni, che fanno 150 milioni di euro, giusto per darvi un dato, che ci consentiranno di sottoscrivere un contratto di servizio di 10 anni con Trenitalia e che consentiranno di partire finalmente da una base solida in cui tutte le linee che ci sono oggi potranno vedere nuovi investimenti in tema di materiale rotabile, sostituire quei treni che hanno 25-30 anni e che, oltre a essere vetusti, scomodi, a volte inquinano di più di quello che devono, e immaginare anche
non tutte, perché non vi dirò mai tutte, perché non sono abituato a prendere in giro nessuno, riaperture mirate di quelle linee in cui i territori avranno, come dire, una vocazione particolare o che sapranno creare un progetto insieme a noi e anche a reperire risorse insieme a noi che ci consentiranno di centrare quei due obiettivi, di ambientalmente sostenibili e economicamente sostenibili. Ecco perché credo che questa mattina il Presidente vi abbia detto che noi siamo stati dal Ministro Giovannini a confrontarci con lui sul tema dell'idrogeno, perché noi nella prima versione del PNRR, e anche qui è un dato inconfutabile, abbiamo letto che il tema dell'idrogeno era appannaggio di alcune regioni del sud, Abruzzo, Puglia e del Trentino. Noi abbiamo chiesto, oggi si è un po' ampliata, noi abbiamo chiesto che grazie alla collaborazione con RFI, con i tecnici regionali, c'è qui il direttore catalano, ma anche con i tecnici, diciamo, i dirigenti nazionali, che il Piemonte, proprio per questa potenzialità, che non è una potenzialità solo legata alle linee, vi dirò perché, sul tema dell'idrogeno potesse giocare una partita. Quindi abbiamo individuato alcune linee, la Novara Varallo, l'Alba Asti, ma la Cuno Ventimiglia e la Via La Novara, che sono linee già in esercizio, come quelle in cui noi ci chiediamo di poter sperimentare quella pratica che è ancora complicata, che deve essere ancora normata, ma che ha un appunto di forza e che abbiamo solo in Piemonte, che è l'Alstom, con l'amministratore delegato qua presente, che produce i treni in Piemonte. Quindi tutti possono fare un progetto sull'idrogeno, ci mancherebbe, noi non siamo in concorrenza con le altre regioni. Noi crediamo di avere qua la testa, l'Università di Torino, Environment Park, che stanno studiando. La produzione, solo ieri c'è stato rappresentato un polo nel Verbano in cui c'è già la produzione di idrogeno verde in abbondanza che, come dire, andrebbe solo utilizzato, ma anche la costruzione dei treni, e non c'è nessuno in Italia che può dirlo. Allora ecco perché io credo che insieme alle 12 linee sospese noi possiamo e abbiamo rivendicato di giocare una partita. Ancor di più se la leghiamo con la visione a un territorio che ha fatto della storia, della capacità di quelle persone, quando era più facile andare a Torino a lavorare alla Fiat, di rimanere qua a lavorare la terra, e oggi ci troviamo col patrimonio, ecco che allora possiamo mixare le due cose per arrivare ai punti di congiunzione. I punti di congiunzione sono che questo è un territorio ricco, un territorio bello, un territorio in cui siamo in grado di accogliere turisti. L'abbiamo fatto senza trasporti, praticamente senza trasporti in questi anni, con pochissimi trasporti. Certamente abbiamo l'interesse, la voglia, la volontà di attrarre non solo partner come Arsenale, ma di attrarre l'utenza che guarda il nostro mondo, che guarda l'enogastronomia con interesse, e lo potremo fare se avremo dei servizi efficienti. Ma i servizi efficienti si basano, per chi amministra, per chi fa il sindaco, per chi l'ha fatto, per chi fa l'assessore, su una consapevolezza di quelle che sono le opportunità e di quelle che sono le risorse. Abbiamo, insieme a Claudia, insieme ai colleghi delle altre regioni, richiesto uno sforzo al governo, ed è da sottolineare che finalmente, dopo anni, con un governo di quasi tutti, ma con un governo di persone che hanno fatto gli amministratori, che hanno fatto gli assessori regionali, che hanno messo, come dire, hanno messo le mani nei problemi reali, finalmente nella questa finanziaria ci sarà, in quel fondo nazionale dei trasporti che vi dicevo essere bloccato da molti anni, un incremento che arriverà fino al 2026, se non sbaglio, con circa 400 milioni di euro in più. Ecco allora che noi siamo quelli che hanno magari a volte enunciato in maniera dura, in maniera critica, in maniera trasparente le difficoltà del Piemonte, non illudendo nessuno e non volendo illudere nessuno, perché non è nel nostro DNA e non è neanche corretto farlo nei confronti della gente. Chi diceva e che ha detto per 5 anni riapriamo quella ferrovia e non ha fatto un atto, non ha fatto un buon servizio a lui stesso, ma neanche al popolo dei pendolari, neanche al sistema istituzionale. Bisogna avere la forza di dire la verità. Noi diciamo che entro dicembre, speriamo, ma dal 1 gennaio siamo tutti qua per lavorare a quello, e abbiamo dato, come dire, concreto segno mettendo 15 milioni di euro in più nei prossimi anni a bilancio. Vogliamo firmare il contratto con Trenitalia, ma non ci basta. Quello è, come dire, il minimo sindacale, che però fino a ieri non c'era. Noi vogliamo immaginare di riaprire alcune linee sospese, immaginando che quella possa essere il futuro del nostro Piemonte. Non potremo farlo su tutte e 12, ma vogliamo farlo su alcune, perché crediamo che quello sia la possibilità di sviluppo di quei territori. E lo facciamo dove, ad esempio, i sindaci, come il sindaco di Varallo, ci dicono che insieme possiamo utilizzare i fondi europei per iniziare, per la start-up di quella linea, che non devono pagare i comuni, ci mancherebbe altro, non è nei loro compiti, ma devono avere la forza di sostenere insieme per dire
come facciamo noi al governo, noi ci mettiamo 15 milioni di euro in più tutti gli anni e il governo faccia la sua parte, perché insieme abbiamo idee comuni e vogliamo traguardare non solo quelle 6 missioni del PNRR, ma vogliamo traguardare il futuro, il prossimo, il 2030, il 2040, il 2050, con una missione che abbiamo tutti noi, non solo gli amministratori ma anche gli imprenditori e anche i cittadini, e che vogliamo provare a lasciare nel prossimo futuro di questo paese. Grazie. Grazie. La paletta, sì, ecco, grazie Gabbusi. Adesso do la parola alla collega di Gabbusi, ecco a lei, Claudia Maria Terzi, che è assessora regionale per la Regione Lombardia, le infrastrutture e i trasporti, e ci porterà l'esperienza proprio della Lombardia. Vediamo una regione vicina a noi come si comporta in fatto di treni storici e di treni turistici. Prego. Grazie, è un piacere essere qui con voi. Oggi mi viene un po' più facile, di solito sono nella posizione del collega Gabbusi, quindi è una situazione un po' più complessa. Parlare di treni storici per noi è sicuramente più facile. Grazie a tutti per l'ospitalità, grazie in particolare al padrone di casa. Perché e all'idea di questo, a chi ha avuto l'idea di questo convegno, ovviamente a Fondazione FS, per quanto fa e per quanto fa con noi. Ora, io ho preparato 4 slide, ma 4 veramente di numero, più che altro che così, non tanto per tediarvi, quanto per darvi la possibilità di condividere con me quelle che sono le immagini della nostra esperienza con i treni storici, che è un'esperienza, vi dico da subito, molto positiva, che è cresciuta molto negli anni, soprattutto negli ultimi anni, perché il fatto di aver messo due bergamaschi, una coincidenza strana, io bergamasca e Cantamessa bergamasche, in due parti del mondo diverse, Milano e Roma, ma che si sono trovati a discutere di treni storici, ha fatto in modo che, insomma, sta cosa partisse da così e diventasse una cosa veramente grande, con i risultati che appunto adesso condividerò con voi. Siamo, ovviamente, la Regione Lombardia ha una situazione dei numeri un po' diversi dalla situazione che ha descritto il collega Gabbusi. Noi siamo in una situazione particolare, poiché una parte, un terzo della rete è addirittura di nostra proprietà, quindi insomma è veramente abbastanza complessa. Noi facciamo girare più di 2200 treni al giorno, quindi insomma avevamo l'obiettivo pre-Covid di arrivare a 1 milione di passeggeri giorno solo per il ferro, ma ovviamente a parte il Covid sono numeri tipicamente lombardi, ecco, molto distanti da quelli che sono poi i numeri tipici di tutte le altre regioni. Se considerate che per fare la Lombardia in termini di passeggeri ferro si devono mettere insieme non solo il Piemonte e il Veneto, ma il Piemonte, il Veneto e il Lazio, per darvi un'idea. Nonostante questo è l'impegno che ci stiamo mettendo, non sempre i risultati arrivano esattamente in corrispondenza dell'impegno che ci mettiamo sul trasporto giornaliero, quello quotidiano, insomma, dei pendolari. Abbiamo deciso da qualche anno a questa parte, in particolare dal 2018, quindi con il mio insediamento, col felice incontro appunto con l'altro bergamasco in giro per il mondo, cioè Cantamessa, e la Fondazione FS in generale, dicevo, di investire molto anche sui treni storici come occasione di sviluppo del territorio, perché questo era l'obiettivo. Allora, parte un po' dall'idea del riprendiamoci un po' la nostra storia. In realtà poi abbiamo capito quanto questo piaceva alla gente e quanto questo portava effetti positivi al territorio, per il turismo e per la riscoperta anche da parte dei lombardi, quindi non solo dei turisti che venivano da fuori, di quella che era la storia, la tradizione e quelle che sono le bellezze del nostro territorio. Dicevo, ora possiamo partire con le prime slide, questo diventa un po' difficile coordinarci da lontano, ma ce la facciamo. Quanto ci costa? Perché poi agli amministratori bisogna poi parlare di quello, ok? Ci costa 500.000 di euro l'anno il servizio dei treni storici, ma non è il servizio, non è quanto costa il treno storico. Il servizio del treno storico, noi diamo 500.000 di euro all'anno alla società di Regione Lombardia che è Ferrovie Nord, che si occupa, che prende questo 500.000 e con una parte fa la manutenzione dei convogli storici che sono di proprietà di Ferrovie Nord e una parte appunto mette in piedi questo calendario unitamente all'assessorato con Fondazione FS per quanto riguarda appunto i vari treni storici, che nel tempo sono cresciuti sia come numero di servizi e quindi di itinerari disponibili, ma anche come numero di assolutamente di corse, quindi non si spaventino gli amministratori, non sono 500.000 per fare, non li diamo tutti a FS, una buona parte, anzi la maggior parte di questi fondi vengono allocati proprio per la manutenzione dei mezzi. Ci abbiamo creduto molto perché appunto, come si faceva prima, il discorso sulla sostenibilità
di un trasporto e di un modo di viaggiare diverso come quello sul treno, insomma, è ormai per fortuna nella coscienza e nella mente di tutti. D'altra parte, ribadisco, essendo il viaggio sul treno storico un viaggio che fai con caratteristiche, ma anche perché hai un obiettivo onestamente diverso da quello del viaggio che fai tutti i giorni, magari con un treno ad alta velocità, questo ti permette di goderti dei paesaggi che normalmente non vedi, vuoi perché sei concentrato sul fatto che ti stai spostando al lavoro, all'università o a scuola o per qualsiasi altra cosa, ma non certo per goderti il viaggio, vuoi perché lo fai ad una velocità che normalmente non ti permette di godertelo. Ecco, con i treni storici la modalità di viaggio è profondamente diversa, quindi non solo il vagone e il posto in cui ti trovi è diverso, ma è la modalità di viaggio, il tuo pensiero, il tuo modo, il tuo comportamento che è profondamente diverso. Ci abbiamo creduto, dicevo, ma ci ha creduto soprattutto la gente, ci hanno creduto moltissimo i lombardi, ma non solo i lombardi, sicuramente i lombardi, poiché noi facciamo il tutto esaurito tutte le volte. Se andiamo avanti con la slide, qui vedete, dovreste vedere, ecco, questo per darvi un'idea di quella, questa è un'immagine tra le tante, è un titolo, ha preso l'eco di Bergamo, non so perché, però vabbè, insomma rendeva l'idea, insomma, di uno dei vari itinerari di Bergamo, si è spinto. Signore, lei potrebbe dire qualcosa, visto, dell'eco di Bergamo, appunto, esattamente, si è spento tutto, vabbè, no, vado avanti, ve lo dico, si sente, sì, no, va. Dicevo, abbiamo effettivamente il tutto esaurito. Ora, per darvi un'idea, noi abbiamo il problema di quando mettere sul sito di Regione, di Fondazione FS, le corse e il programma delle corse. Voi vi direte perché? Perché non appena mettiamo sul sito e apriamo le prenotazioni, a noi arriva il tutto esaurito, quindi tutte le volte dobbiamo stare a calcolare quando rendere disponibile la prenotazione per i vari itinerari, perché dura talmente poco che effettivamente se lo facciamo tanto prima non ha nemmeno senso metterlo sul sito. Lei ci sta dicendo che i treni storici sono come i concerti Vasco Rossi? Li abbiamo anche battuti, perché l'ultimo treno che abbiamo fatto, il Bezzandino, l'abbiamo fatto esaurito, il sold out, in 7 ore. Ora non erano poi non parliamo di migliaia di posti, parliamo di qualche centinaio di posti, però noi andiamo in tutto esaurito. Questa cosa l'abbiamo creata, cioè non siamo partiti subito così, siamo partiti con pochi meno itinerari, ne facciamo 3, sono tutti collegati con i nostri laghi, quindi facciamo il Sebino, il Lario e il Laveno Express, quindi il Lago Maggiore, facciamo il Lago di Como e il lago di Iseo. Ovviamente sono partiti con un numero più contenuto di corse, siamo arrivati a 13 corse che vanno da maggio sostanzialmente a settembre, ottobre, inizio di ottobre, quest'anno ce ne abbiamo appunto infilata una straordinaria, ma tutte hanno esattamente il tutto esaurito. Addirittura l'abbiamo fatto l'anno scorso, ce lo siamo organizzato, ovviamente la stagione è partita tardi, con un numero ridotto, erano 6 corse, alla fine siamo riusciti a fare, ma perché la gente ce lo chiedeva. Quindi in piena pandemia c'era la gente che ci chiedeva di organizzare comunque. Quindi alla fine è vincere facile. Vabbè. Ma come dicevo, è vincere facile per noi parlare dei treni storici. Però dico, l'abbiamo fatto perché ce lo chiedevano, perché ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto... Vabbè, insomma, non appena ci danno la possibilità di farlo, pur con ovviamente rispettando tutte le norme di sicurezza, contingentando i numeri, eccetera, 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 però alla fine abbiamo fatto. Per darvi un'idea, noi sui treni storici nostri si paga, perché anche questo agli amministratori bisogna dire, la tariffa di prima classe, non pagano i ragazzi fino ai 14 anni, come è la tariffa prevista, insomma, da Regione Lombardia, e il ministro Garavaglia lo sa, perché insomma ci abbiamo discusso anche quando aveva un'altra vita, un altro ruolo nella sua vita, e abbiamo condiviso una legislatore in regione Lombardia, però per dirvi che veramente, allora quando mettiamo a disposizione questo tipo di servizio abbiamo un ritorno entusiasta, non solo il costo, mi scusi, sì. Lei ha detto che non pagano i ragazzi fino a 14 anni, e il costo invece di un giro del Sebino, qual è il costo medio? Dipende anche da quale diamine di fermata ti ovviamente sì. Sali, poiché vedete, guardate, ora sono molto diverse le corse, l'Iseo piuttosto che il Como, piuttosto che il Lago Maggiore, hanno soprattutto, vedete, sono profondamente diverse, dipende da quella fermata, ma sono
pochissime decine, poco più della, di qualche decina di euro, veramente poco, cioè è un prezzo, non è, come posso dire, un turismo di nicchia, non è una scelta di nicchia, è veramente la scelta della famiglia, tant'è che noi siamo, abbiamo generalmente la, il, insomma, il nostro utente tipo è la famiglia, un po' perché appunto c'è questa possibilità di non far pagare i bambini, i ragazzi. L'altra cosa che vi volevo evidenziare è che dopo averlo reso strutturale, dopo averci messo un sacco di corse in più, abbiamo organizzato la famosa, abbiamo realizzato, cercato di realizzare, infatti si realizza benissimo, l'intermodalità, poiché sui due laghi, il Maggiore e sul lago di Como ci abbiamo messo pure il servizio con il, ovviamente a lago, cioè tu arrivi e poi con lo stesso biglietto, insomma prenderti un biglietto integrato e farti il giro del, del lago sui piroscafi o sugli aliscafi, insomma quelli storici, insomma anche questi con determinate caratteristiche, e quindi l'idea era proprio di offrire un servizio completo, una famiglia, una, chi vuole, insomma può trascorrere tutta la giornata vivendo in modo diverso un, insomma, il turismo in, in regione Lombardia. Ecco, questa era per rappresentarvi veramente in pochissime parole e in pochissime immagini, ma se andiamo avanti forse c'è quella appunto straordinaria del Besanino con l'edizione che pensavamo una tantum quest'anno, che nasce del tutto casualmente da una richiesta di un nostro consigliere regionale, che è ovviamente di Besana, che voleva festeggiare i 110 anni del Besanino, cioè del Molza Molteno Lecco, e mi dice, vabbè, organizziamo un treno storico. E dico, vabbè, organizziamo il treno storico. Ovviamente ho scritto cantamessa dopo due secondi, mi ha detto, sì, sì, certo che lo organizziamo, non ci sono problemi. Abbiamo messo questa corsa, questo è quello che in 7 ore ce lo siamo venduti tutte le prenotazioni. Questa è l'accoglienza, ed è solo un pezzettino, perché non vedete, nella fotografia non ci stava tutto, l'accoglienza che ci hanno riservato a Besana Brianza, che vi dà l'idea però di quanto era sentito, di quanto è sentito. Vi dico anche che siccome è andato così bene, mi è toccato promettere che diventerà strutturale anche, ovviamente, anche il Besanino. Facciamo pure quello l'anno prossimo. No, vabbè, non è. Però è per darvi, e concludo. Ecco, vedete, aveva anche, insomma, degli orari diversi, insomma, perché ce lo siamo un po' creato, l'abbiamo costruito così proprio per quel giorno, però per dirvi, ecco, l'esperienza da noi è veramente positiva. Ripeto, partiamo da una situazione che è profondamente diversa da quella del Piemonte. Io ho ereditato una situazione anche non certo positiva per quanto riguarda il servizio quotidiano, ma che parte veramente da dei presupposti diversi, quindi capisco anche la difficoltà del collega Gabusi, che non invidio assolutamente, rispetto alla necessità di far girare prima di tutto i treni con le ordinari, ma comunque la volontà e la visione rispetto al futuro. Noi ci stiamo impegnando e ci siamo impegnati non solo per questo tipo di servizio, quindi treni storici, stiamo lavorando con Alstom per quanto riguarda per fare una linea e per trasformare una linea da diesel completamente ad idrogeno, che è la Brescia-Iseo-Edolo, che è una linea di proprietà di regione Lombardia. Ci dà una mano in questo senso il PNRR, ma devo dire che eravamo partiti prima, cioè ci eravamo assunti la responsabilità e la follia, anche questa scelta un po' folle di partire con una linea completamente ad idrogeno anche prima del PNRR, ed è questo, ovviamente questo piano straordinario ci dà una mano, ma insomma con una visione che è un po' più là, quindi guardando al futuro, ma ricordandoci quello che è stato e sfruttando quella che è la nostra storia, i treni storici, per continuare ad andare avanti e ricordare al mondo quanto è bello il servizio ferroviario, perché questo è. Bene, ringrazio l'assessore Terzi. Io chiedo adesso un saluto a Monsignor Liberio Andreatta, che è il presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato. Prego. Le lascio idealmente anche, ecco qua, certo. La domanda che le faccio subito è, mi scusi, ma come mai un uomo di chiesa presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato? Vabbè che le vie del Signore sono infinite, quindi anche le ferrovie sono previste, ma mi spieghi? Direi infinitamente infinite. Anche perché io ho 50 anni di quasi 50 anni di esperienza del pellegrinaggio di turismo religioso e turismo culturale, e nasco quindi qui treni a Lourdes.
Noi facevamo oltre 800 treni all'anno da tutta l'Italia per Lourdes, quindi sono nato all'interno di un treno, passavo tutta l'estate, un treno andava, un treno tornava, e in questa organizzazione di 37 organismi di diocesi italiane, io ero a Roma, all'Opera Romana Pellegrinaggi, e quindi mi sono innamorato del treno. Chi fa questa esperienza in treno si ammala di trenite. E io credo che questa sia una sala di ammalati, una sala di ammalati. Ecco, benvenga, una bella clinica di ammalati. Bene, innanzitutto anch'io porgo il mio saluto al Ministro, ai sindaci, a tutte le autorità, ai relatori e a tutti voi che partecipate a questo convegno. Un ringraziamento al Ministro Giorgetti, ma in particolar modo un ringraziamento al Ministro Garavaglia che, nonostante, voi sapete, un grave lutto in famiglia, ha voluto essere qui. Credo che questo sia un grande gesto un grande gesto di attenzione, di responsabilità e di amore al suo servizio. Grazie Ministro, le facciamo veramente col cuore le condoglianze, e domani io sarò presente al saluto di suo babbo, perché mi lega un rapporto di stima, di affetto e di grande collaborazione. Cari amici, prima avete detto che ci sono due bergamaschi, non c'è due senza tre. Non sono un bergamasco, sono un veneto, ma siamo tutti e tre figli del Leone di San Marco. Quindi siete in buone mani, siete in buone mani. Ecco, io vorrei dirvi che oggi noi abbiamo fatto uno straordinario viaggio. Non abbiamo fatto un trasporto. Non siamo stati trasportati qui. Abbiamo viaggiato qui. Abbiamo condiviso un'esperienza straordinaria fuori del finestrino, la nebbia, i vigneti, le fermate alle stazioni. È stata un'esperienza di popolo. Ebbene, l'esperienza del treno storico turistico è la riscoperta di un diverso e nuovo approccio alla realtà. È una precisa scelta culturale per aiutare le persone ad interiorizzare un tempo ed uno spazio che sembrano oggi non appartenere più all'uomo. È un'occasione privilegiata per l'uomo moderno per valorizzare l'incontro con l'arte, la storia, la cultura, la natura, la religiosità di un territorio, perché i treni storici e turistici favoriscono la valorizzazione delle aree interne, il recupero rurale, la trasformazione di aree depresse e abbandonate in luoghi di accoglienza, valorizzando tutti i beni ambientali, religiosi, artistici e culturali del territorio. È un sistema di turismo ecocompatibile che consente da un lato di ridurre l'impatto ambientale e dall'altro di valorizzare tutti i territori attraversati, nonché promuovere pacchetti turistici e di prodotti locali, artigianato, enogastronomia, eccetera, legati agli itinerari stessi. Per far sì che i treni storico-turistici diventino un motore di sviluppo economico e culturale delle aree interne, è indispensabile coinvolgere le amministrazioni locali, le associazioni, il volontariato, ed agroalimentari e le imprese turistiche dei territori attraversati. Tale esperienza di sviluppo rurale, culinare, montano costituisce un modello eccellente di organizzazione territoriale ed è esempio di sviluppo da favorire. Cari amici, in questi anni di esperienza, come amministratore prima, come consigliere prima e come presidente vicario ora, ho avuto modo di constatare come lo sfregio
e l'insipienza culturale, per non dire l'ignoranza e l'assenza di visione nella promozione turistica di alcuni amministratori, più inclini ad interessi puramente economici e talora nemmeno nobili, abbiano abbiano soppresso delle stupende strade ferrate, soprattutto nelle zone montane, facendo spazio a pur nobili progetti di ciclovie, portando su gomma un traffico che inquina l'ambiente, un traffico su Roma che inquina l'ambiente e non solo, rende addirittura difficoltosa e talora pericolosa la circolazione sulle strade. Io concludo questo mio intervento con un auspicio. Starà alla responsabilità di chi, alla responsabilità e soprattutto alla lungimiranza di chi governa questa regione, la volontà e la decisione di porre questa strada ferrata al servizio, oltre che del turismo, anche di persone, comunità, borghi e paesi di questo magnifico territorio. Buon lavoro. Vediamo un po'. Eccoci. Pronto? Eccomi. Bene. Allora ringrazio Monsignor Andreatta per le sue appassionate parole. Tra l'altro ha messo sul tavolo dal suo leggio, ha messo un tema molto molto caldo e particolare, una sorta di contrapposizione tra mantenimento delle linee ferrate, in alcuni casi trasformazione delle linee ferrate in piste ciclabili, convivenza di entrambi i sistemi, insomma sono temi che possono giustamente indurre a discutere. Vedo anche che c'è un nucleo molto caldo di giovani che partecipano con intensità a questo dibattito. Mi aspetto che non disperdano tutte le energie anche nel dibattito finale. Vi voglio poi anche con qualche domanda e non solo con i battimani. Grazie, perché è giusto così. Allora, Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Ferrovie Italiane, consigliere del Ministro della Cultura per le Ferrovie Storiche. Lei è, come si dice, un pisello nel suo baccello da questo punto di vista. È il suo momento e deve raccontarci che cosa sta facendo, così diceva il grande Stanlio Olio, no? Per dire che uno è proprio il posto suo, insomma. La ringrazio per il pisello. E anche il baccello. La ringrazio per il baccello. La ringrazio gli amici che mi hanno preceduto per l'entusiastico contagio. Quindi ringrazio tutti per la simpatia, ma io oggi vorrei parlare di quello per cui sono pagato dal gruppo Ferrovie dello Stato, portare avanti una storia che è storia di tecnica, di esercizio, di penetrazione delle comunità fino al substrato sociale, a tal punto che, tornando in alcuni comuni, non di questa regione, e parlando con gli anziani, ancora si ricordano di quando, prima della furia del 68, passava la Littorina. Segno di quanto il treno non vada e non possa andare di moda, ma segna come un solco la comunità. Io sono stato assunto nel 2002 a Torino, per un puro caso. La mia prima sede fu Torino, via Nizza, 12 bis, e mi occupavo delle linee a scarso traffico.
prendevo delle automotrici 663-668 e conosco questa rete forse molto meglio, caro assessore Terzi, di quella lombarda. E vi racconterò, nella tecnica e fuori da ogni giudizio ideologico o pregiudizio, io ricordo quando, partendo da Alba e Castagnole delle Lanze, era stazione di cambio, io ricordo l'automotrice che arrivava ad Asti 5 minuti dopo la partenza del treno Intercity per Genova o per Torino. Io ricordo quando saltava la corsa e rimanevi in stazione. Erano le Ferrovie dello Stato, attenzione, non c'entra la regione, Era una gestione dell'azienda della quale io mi onoro di portare all'occhiello il simbolo, ma nessuno può portare la colpa dei propri padri, soprattutto quando si vuole cambiare strada. E allora veniamo al dunque, perché sì, è un entusiasmo, ha ragione, caro Miravalle, ma il Piemonte è un unicum. Io non so quanti al governo di questa meravigliosa regione abbiano la profonda consapevolezza grave, io non vorrei essere davvero al posto dell'assessore Gabusi, perché l'assessore Gabusi, prima di tutto lo ringrazio perché dalle sue parole mi pare abbia accantonato l'idea iniziale di fare delle ciclovie su ponti e su gallerie ferroviarie, quindi grazie per questa sua cambiamento, che è stato confermato prima da lei, dal presidente Cirio, dove ci ha ad Alba, dove ci ha introdotto al tema dell'idrogeno. Quindi è per me oggi un motivo di gioia capire che quello che adesso vi descrivo, il più grande compartimento ferroviario in Italia, Torino, dei 15 compartimenti in cui era divisa l'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, era quello più vasto, 1900 chilometri, escludendo l'alta velocità. Ma frutto di una visione, cari piemontesi, io non lo sono, di una visione lungimirante oltre il secolo, quella del conte Cavour, cara Claudia, noi lombardi abbiamo una rete centripeta, è Milano su cui gravita tutto, è per forza che sono cariche le nostre linee. Il Cavour fece una cosa molto, molto visionaria. Poche linee centrali che convergono e vagano nella vecchia capitale sabauda, e poi linee di gronda, linee secondarie, tangenti, che sono state lasciate appassire nel modo che vi ho detto, con il disinteresse della vecchia azienda autonoma. E con il passaggio alle regioni, io adesso andrò per punti, perché non voglio rubare tempo a chi viene dopo di me. Le regioni non hanno saputo valorizzare. E neanche le ferrovie insieme non hanno saputo valorizzare. Oggi è il momento di parlarsi chiaro. Di questo patrimonio di 1900 km di binari, del compartimento più ramificato della penisola italiana, è un peso o è un'opzione da rivalutare? È questo lo spartiacque. Lei, assessore, prima a Gabusi ha detto una cosa giustissima: una vision a 20 anni. Fra 20 anni, se non avessimo avviato il servizio turistico, non ci sarebbe più nulla della Varallo Sesia, non ci sarebbe più nulla della Alba Castagnole, non ci sarebbe più la Ceva Ormea, travolta dalla fiume del Tanaro e ricostruita 3 volte dalla fondazione delle Ferrovie dello Stato. Non sono un politico, quindi vi chiederei di applaudire alla fine. Noi non abbiamo la voglia di criticare, noi dobbiamo difendere l'eredità lungimirante di un piemontese che ha realizzato questa cosa geniale della linea Santhià-Arona, improvvidamente chiusa, su 10 stazioni, 5 sono stazioni di nodo, una roba che non c'è neanche sulla Central Line londinese. Quando abbiamo sbagliato? Noi delle Ferrovie dello Stato, della vecchia azienda, quando pensavamo da Santhià a Arona di mettere delle automotrici che nei nodi non coincidevano con niente. La sfida di domani
è porre dei servizi trasversali su questi moncherini o su queste linee di gronda, affinché da Canelli, chi lo sa, passando per la suburbana, si arrivi a Varallo, e allora vedrà che saranno carichi questi treni, non solo di turisti, perché io con oggi concludo la mia missione. Piccola, vi abbiamo ridato una ferrovia e una galleria Gersi che sembrava un macigno irremovibile e con la quale siamo passati sotto. C'è da dire anche, e mi avvio a sempre per punti, il treno costa molto. Io ho sentito nella stampa di questi anni, la regione dice una cosa vera. Io faccio il manager, non prendetemi per un contagioso entusiasta. A 44 anni uno fa i calcoli con la propria carriera e con quello che ha davanti. Il treno costa ancora troppo in Italia. Ma è un tema che bisogna affrontare senza reticenze, che è un tema di sindacalismo, che va preso in maniera concertata per abbattere i costi di produzione di questi treni, non di produzione di costruzione, dottor Viale, lei comprende, l'assessore Terzi sa di cosa parlo. Noi non possiamo pensare, per una prestazione di 3 ore, di pagarne 8, perché non siamo competitivi. Allora, assessore Gabusi, con me, con Giovani, se lei crede al treno, veniamo a Roma e riscriviamo tutti insieme il destino di tutte le regioni che hanno una rete complementare che vale oro, perché la pianta con il tronco non fa nulla se non ha le ramificazioni. Queste sono oggettive osservazioni davanti alle quali sono i numeri a parlare. Ora, se per noi ci fermassimo a quello che ho detto, quindi credo di aver molto unito le nostre visioni in questo mondo. Io le ho dato atto e la ringrazio di non voler continuare a mettere piste in gomma sui binari e credo soprattutto a questa intelligentissima visione della Hydrogen Valley, con un'industria che ti produce il treno a Savigliano e te lo fa girare. Anche qua, come con il compartimento di Torino, è un caso unico. Ecco perché questo Piemonte, come ricordava l'ingegner Piero Muscolino, forse a lui dovete fare l'applauso, il Piemonte ferroviario che più ricordo. Il Piemonte ferroviario che più ricordo. Noi non vorremmo ricordarlo con la nostalgia dei reduci o dei combattenti, ma noi vorremmo ricordarlo un domani così, con un treno silenzioso, probabilmente a idrogeno, ribassato, molto vetrato, dove Rete Ferroviaria Italiana ci pulisce questi rovi che ci rovinano l'occhio, dei vigneti, delle belle valli, ma prenderlo alla mattina, svegliandosi da Calosso, da Canelli, da dove volete, e arrivare diritti a Torino Porta Nuova. E ad Asti questo treno potrebbe prendere la sezione diretta che arriva da Acqui, con l'aggancio automatico. Michele Viale sa di cosa parlo. Questo lo fa il Nord. Cioè una ragnatela di servizi capillari che entra nell'arto principale e ti porta nel centroide. Questo è il futuro della rete ferroviaria piemontese, alla quale nei cali di domanda del sabato e della domenica ci sarà a disposizione il nostro treno turistico per scoprire la Canelli sotterranea, come ha detto Claudia Terzi, che però contribuisce all'esercizio di questi treni e che in altre regioni sono a mercato. Bene, credo che non si possa, chiudo, in un solo convegno discutere di una così ampia tematica e soprattutto dopo 12 anni di ruggine sui binari dovuta a tante responsabilità che oggi io credo molto onestamente ho dato, soprattutto alla vecchia azienda ferroviaria. Vorrei solo dire questo chiudendo, ma lo ha detto Monsignor Andreatta, il presidente della fondazione. Nel 1968 il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro era ministro dei trasporti. Nell'archivio della Fondazione delle Ferrovie dello Stato che gestisco, io ho gli originali dei decreti ministeriali di soppressione firmati Scalfaro. Ora Predazzo, Chiusa, Ortisei, Plan di Val Gardena, Spoleto, Norcia,
Calalzo, Cortina d'Ampezzo, Dobbiaco. E potrei continuare la lista fin dopo il 1985. Risponderete o risponderanno alle generazioni a cui noi seguiremo se ancora qualcuno tocca un patrimonio che più per fortuna che per volontà ci è giunto integro e che dobbiamo preservare. Vi ringrazio. Ringrazio Luigi Cantamessa per la passione sicuramente che ha messo nel suo intervento e per la profondità anche dei temi che ha toccato. La conoscenza delle linee minori, questa bella immagine, dei rami minori del tronco principale delle linee piemontesi è importante per conoscerle. Io che ho fatto il cronista per tanti anni ho dovuto fare per tanti anni titoli sui cosiddetti rami secchi, no? Rami secchi, e guardi anche ancora in questo caso parlavamo di rami e non capivamo che in quei rami c'erano dei germogli. Devo dire che in questo territorio, tra i tanti primati che abbiamo, riconosciuto dall'UNESCO, credo che ce ne sia uno di cui non dobbiamo essere molto fieri, che è il più lungo e inutile viadotto ferroviario finora d'Italia, che è quello che parte sulla linea Asti-Castagnole-Lanze. Se voi andate a vedervelo e lo conoscete bene, credo che sia veramente un esempio di investimento sbagliato doppiamente, perché adesso almeno facciamoci passare il treno sopra, visto che ci sono 250 pilastri. Oppure trasformiamo quei giganti di cemento armato in opere d'arte, diamo a degli artisti del mondo la possibilità di dipingerli, perché oggi in questo momento noi facciamo un discorso turistico, ma quello è un obbrobrio per il paesaggio, è un colpo di pugno proprio sugli occhi, e il treno sopra non ci passa, magari ci tornerà a passare. A questo punto io chiamo Paolo Barletta, che è qui come presidente della holding Barletta e anche di Arsenale, che ci viene a spiegare creatore del treno della dolce vita. Qui parliamo dolce vite, lui invece fa la dolce vita, va bene, vediamo, prego. Grazie. Ha bisogno di un leggio? No. Si mette qui. Cioè, mi metto qui di lato così non do le spalle. In luce, allora, metto in luce, cerco di... scusate le spalle. Allora, innanzitutto ringrazio veramente per l'invito e per l'opportunità e ringrazio il presidente del club per aver organizzato questo convegno. Io in questi ultimi anni in cui abbiamo iniziato a sviluppare questo bellissimo progetto ho incontrato tante persone che erano sorprese che stavamo realizzando un treno, appunto il treno della dolce vita. Io invece sono sempre stato sorpreso che un treno come il treno della dolce vita non fosse ancora presente in Italia, perché l'Italia è probabilmente il paese naturale dove un treno del genere doveva prendere piede e nascere. Noi non abbiamo inventato niente, non abbiamo creato nulla di nuovo, stiamo cercando di innovare dei treni che sono presenti in tutto il mondo, dalla Russia al Sudafrica, in Europa anche, come anche in paesi come il Sud America. I nostri treni sono dei treni che però partiamo in ritardo ovviamente rispetto a tanti altri servizi, ma che possiamo fare meglio? Possiamo fare meglio per un semplice fatto, perché l'Italia è il paese più bello del mondo, con la ferrovia più bella del mondo e quindi un treno che gira nel nostro paese ovviamente non può essere secondo a nessuno, ma soprattutto perché noi il nostro viaggio non vogliamo che sia semplicemente un'esperienza ferroviaria, ma vogliamo che sia connessa
all'esperienza italiana enogastronomica di visitare i posti, mettere in relazione il paese con la linea ferroviaria. E quindi i nostri treni saranno effettivamente delle crociere su rotaia che permetteranno alle persone di poter gustare il viaggio con questo mezzo sostenibile, incredibile, all'interno del nostro paese e poi scoprire tanti posti nuovi, tante esperienze nuove. Gli italiani viaggiano in tutto il mondo ma conoscono poco l'Italia. Io ho viaggiato in tantissime parti del mondo ma conosco pochi posti, non ero mai stato a Canelli, per cui oggi ovviamente sono grato di aver avuto questa opportunità. E parlando con il presidente oggi a colazione, dicevo, i clienti del treno della dolce vita quando arriveranno in questi luoghi vorranno fare esperienze uniche, conosceranno meglio dei luoghi che sono dei luoghi magici, ma che purtroppo, soprattutto immaginate a tutti quanti i clienti stranieri che frequentano il nostro paese, che stanno in Italia per 3, 4, 5 giorni, difficilmente possono arrivare in tanti posti remoti ma incredibili. E sinceramente avere l'Italia che è divisa in Italia maggiore e minore è un qualcosa di ingiusto, perché non c'è un'Italia minore, l'Italia è maggiore tutta e tutti quanti i luoghi devono essere e devono avere la stessa chance di essere visitati e apprezzati da noi italiani in primis e da tutti quanti i turisti. I treni della dolce vita arriveranno anche in Piemonte, abbiamo in programma circa 60 viaggi l'anno in tutto quanto quest'area, ovviamente un'area magica, con partenze sia da Roma che da Milano, viaggi da una notte a due notti che permetteranno ai viaggiatori di gustare e di mettere in relazione appunto l'esperienza ferroviaria, l'esperienza del viaggio, l'esperienza della visita di questi luoghi meravigliosi e ovviamente tutta quanta la parte enogastronomica e del vino. E i nostri treni sono dei treni composti da 11 carrozze, con due carrozze di servizio, una carrozza lounge, una carrozza ristorante, 7 carrozze passeggeri, allestite con circa 32 cabine divise tra suite e deluxe che ospitano 64 persone. Ovviamente un processo molto di nicchia, un prodotto di nicchia che però vuole soddisfare un determinato tipo di pubblico, che è complementare al pubblico dei treni storici, che invece porta appunto le famiglie, come diceva prima l'assessore, e che può veramente creare un link perfetto di tutti quanti i tipi di clientela. I nostri treni partiranno nel 2023, il progetto è partito prima, perché ovviamente, come potete immaginare, è stato molto lungo e difficile organizzare, riorganizzare un'azienda come questa, che ha tutti gli effetti di un'azienda e che deve collaborare con un partner importantissimo come sono le Ferrovie dello Stato, Trenitalia e soprattutto la Fondazione. L'abbiamo presentato il 15 giugno e a quel giorno nella presentazione c'erano due ministri, il ministro del turismo Garavaglia e il ministro dello sviluppo economico Giorgetti, e non a caso c'erano questi due ministri, perché nulla come la ferrovia rappresenta il turismo e lo sviluppo di un paese. Quindi penso che quel giorno non potevano esserci persone più appropriate per da essere ambasciatori di questo progetto e dare l'avvio effettivo di questo progetto. Un progetto che è corso veloce, abbiamo portato le prime carrozze in stabilimento alla CPL di Brindisi adesso a settembre e quindi i lavori di rinnovamento dovrebbero portarci ad avere i primi due treni disponibili già nel 2023. Il ministro Garavaglia, che ringrazio, il 15 giugno ha detto che il progetto del treno della dolce vita era un progetto perfetto e ovviamente lo ringrazio per questo, ma io penso che ci sia una cosa ancora più perfetta all'interno di questo progetto, e la cosa perfetta è la passione del mondo delle ferrovie dello Stato, la passione dell'ingegner Cantamessa, da cui è nata questo progetto, perché dal suo confronto e dal confronto con me e con Monsignor Andreatta è nato a tutti gli effetti il progetto del treno della dolce vita, e la passione di tutte quante quelle persone che in questi due anni di percorso ho imparato a conoscere, la passione delle persone che hanno organizzato il museo di Porta Nuova a Torino che questa mattina abbiamo visitato, la passione di tutte le centinaia di persone che si sono messe a fotografarci oggi mentre venivamo qui con il treno al freddo e sotto la nebbia. Quella passione è quello che muove le Ferrovie dello Stato e quello che rende il treno e le ferrovie un progetto unico. Certo.
Io concludo perché non voglio rubare altro tempo, voglio dire solo un'ultima cosa. Io sono probabilmente la persona meno competente in tema ferroviario presente in questa sala, però io ho capito veramente che cosa è una ferrovia il giorno che sono salito su una locomotiva e ho percorso un tratto della Transiberiana e poi grazie al treno Arlecchino, dove ho avuto la possibilità di percorrere, diciamo, diversi tratti nella carrozza anteriore. Ecco, io spero che tutte quante le persone che debbano prendere delle decisioni sulle ferrovie, che siano persone a livello regionale, locale, nazionale, ex Presidente della Repubblica o ministri, prima di firmare qualsiasi atto possano fare, percorrere dei chilometri a bordo di una locomotiva e da davanti vedere che cos'è la ferrovia. Perché la ferrovia... Quando si vede la ferrovia da passeggeri o quando si vede la ferrovia dal lato, non si capisce l'infrastruttura e la difficoltà di creare questi binari che portano lavoro, espansione, turismo e speranza. Grazie e viva la ferrovia. Grazie. Grazie a Barletta e anche a questo suo sogno che si sta realizzando del treno della dolce vita. Devo dire che ho fatto anch'io la Transiberiana ed è stata un'esperienza non da poco, con il samovar nell'ultimo vagone, quello del tè, una meraviglia. Parliamo ancora di treni, ho ancora 4 interventi, vi chiedo di stare molto nei tempi perché poi abbiamo il ministro che giusta pazientemente ci sta ascoltando e prende nota, quindi dobbiamo dargli spazio per le conclusioni. Eraldo Botta, sindaco di Varallo Sesia, il treno del Sacro Monte a Varallo Sesia. Prego, è finita la paletta, non so dove sia finita, non importa, ne ha titolo, ne ha titolo. Benissimo, grazie, metto il cappello e sono orgoglioso di mettere il cappello delle ferrovie. Beh, allora, innanzitutto grazie al ministro Garavaglia, al ministro Giorgetti, che prima ci ha salutato e non ci ha detto che lui è salito sul treno col Monsignore, con Luigi, ha fatto la tratta del Novara Varallo, siamo andati, e poi ha detto messa anche al Sacromonte, e quindi ha vissuto concretamente il ministro Giorgetti in quell'occasione quello che fanno tutti quei volontari che vedo seduti lì, e ce ne sono tantissimi, che al mattino alle 5 partono e salgono sui treni insieme agli operatori della fondazione e rendono possibile queste magnifiche avventure. Quindi grazie per il vostro lavoro. Vorrei solo dare qualche numero. 13 linee sospese in 10 anni, l'anno scorso un bando inguardabile per realizzare delle piste ciclabili sulle linee sospese, assessore, non offenderti, ma è una cosa inguardabile, te l'ho anche scritto. Sono molto felice anch'io, come ha detto prima il direttore Cantamessa, che questo progetto sia accantonato. E vengo alla Novara Varallo, sospesa nel 2014, e a quel punto ho detto cosa facciamo? Ho suonato il campanello chiedendo permesso alla Fondazione Ferrovie dello Stato. Subito, nel mese di ottobre, sono andato a suonare il campanello, c'era scritto Luigi Cantamessa, ho detto devo capire che cosa possiamo fare insieme. Beh, grazie a lui, nei primi mesi del 2015 abbiamo riaperto la linea, naturalmente per l'utilizzo turistico, da Milano Centrale. Voi direte cosa c'entra Milano e che abbiamo l'assessore Lombardia. Visione. Le linee sono, e come bene ha detto prima, un collegamento tra più comunità. Non è Novara Varallo, è Torino Varallo, è Milano Varallo. È un sistema che se messo a naturalmente a servizio dei cittadini diventa straordinariamente potente. Questo abbiamo fatto, siamo partiti, 130 anni di storia cancellata nel 2014,
55 chilometri il collegamento tra Novara e Varallo, con un trasporto pubblico locale efficiente 40 minuti, con la macchina come minimo un'ora, con un pullman un'ora e mezza, giusto per fare chiarezza su quanto è ancora la migliore strada dopo 130 anni che è stata progettata. Siamo partiti con i treni storici nel 2015, abbiamo organizzato più di 60 treni, tutti sottoscritti, e qui torno a una nota dolente, il comune di Varallo si è messo in gioco, la città di Varallo ha detto firmo il contratto dei treni con la Fondazione Ferrovie dello Stato. E così ho fatto a partire dal 2015. 64 treni, 15.000 passeggeri portati sul nostro territorio in questi anni. Un risultato che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa, tanto che il 12 dicembre facciamo un treno storico e vedo gli amici là in fondo del Museo Ferroviario Valsesiano, in 30 minuti abbiamo venduto il treno. Non contenti, abbiamo pensato di dire lasciamola aperta, prendiamo le prenotazioni di quanti attendono qualche disdetta. Bene, il giorno dopo avevamo riempito un altro treno, quindi facciamo un altro treno l'11 dicembre. Quindi questo per dirvi che tante volte la passione è irrazionale, ti porta a fare qualche cosa che naturalmente non è conosciuta da nessuno di noi. E questo ci ha aiutato, perché la passione anche del sindaco, degli amministratori locali, è fondamentale. È fondamentale la passione che una carica della provincia, della regione mette per portare a casa il risultato. Perché se no è facile nascondersi dietro a un non ci sono soldi. Abbiamo bisogno del trasporto pubblico locale, lo diciamo tutti, visione decennale, richiesta dei fondi nazionali sul trasporto, tutte questioni che conosciamo bene e sulla quale non voglio entrare. Però il Piemonte dovrebbe essere la regione delle ferrovie, dovremmo essere la prima regione d'Italia per le ferrovie. Qui abbiamo un'azienda che ci rappresenta, e c'è l'amministratore delegato, che la parte politica, quando le cose non vanno bene, dicono ah ecco, perdiamo posti di lavoro. Ma oggi non dobbiamo crederci, perché il problema avverrà fra qualche anno per colpa nostra. Quindi oggi noi dobbiamo spingere su quell'acceleratore che ci permette di fare investimenti decennali per mantenere aziende come la sua, come la vostra, eccellenze nel panorama mondiale. Per fare questo dobbiamo crederci per prima noi. Chiudo anch'io per lasciare la parola agli altri e vi assicuro che il mio impegno è stato totale, ma senza Luigi Cantamessa, e torno ringraziando il cittadino onorario di Varallo, perché l'ho insignito anche con questa particolare onorificenza perché se l'è meritata, senza di lui tutto questo sarebbe stato impossibile. E proprio come diceva Camillo Benso, Conte di Cavour, ci diceva che il primo bene di un popolo è la sua dignità. Grazie. Grazie sindaco. Grazie sindaco anche lei per la passione e la chiarezza anche nei numeri che ci ha riferito. Un'altra testimonianza, Claudio Colaizzo, Associazione Le Rotaie, il treno dei parchi. Ci racconti il treno dei parchi. Grazie, vi ringrazio dell'ospitalità. Io sono in trasferta, come si dice, vengo dall'Abruzzo, che è una regione che, ingegnere mi corregga se sbaglio, viene da disastri ferroviari. Ma disastri ferroviari in termini di gestione e di mancata lungimiranza nel tempo di una gestione del trasporto ferroviario. L'Abruzzo ha anche una sua impresa ferroviaria che praticamente non gestisce quasi nulla, quindi siamo un po', diciamo, da qualche anno un piccolo germoglio che è rinato in un deserto.
Vi do subito qualche numero, cerco di non dilungarmi. Parliamo della Sulmona Isernia, una linea che collega Abruzzo e Molise, conosciuta, divenuta celebre come la Transiberiana d'Italia, chiamata anche oggi Ferrovia dei Parchi, che attraversa un territorio di bellezza sulla quale non si può discutere, attraversa due parchi nazionali, riserve naturali, bellissima, ma la bellezza è un dato oggettivo, ma non è sufficiente molto spesso a vincere delle sfide. Ingegnere, il piano informativo della rete, mi sembra 2012-2013, prevedeva il taglio del binario di confluenza da Sulmona a Carpinone in Molise, che praticamente avrebbe isolato la linea chiusa quasi in contemporanea delle tante linee piemontesi, dicembre 2011 era in questo caso, e lasciata lì morire senza una sola voce di protesta, se non i soliti appassionati che poi sono cresciuti, hanno studiato, si sono formati, hanno battuto la testa mille volte, sono andati a bussare mille porte, spesso prendendo addirittura a volte anche insulti. Ecco, il 17 maggio invece del 2014 il progetto Binari Senza Tempo della Fondazione FS Italiane è iniziato proprio da Sulmona. Sulmona, che è il capolinea di questa tratta, che oggi vanta il maggior numero di turisti a bordo dei treni storici della Fondazione FS. Nel solo 2019 ci eravamo fermati, tra virgolette, a 31.500. Nel solo periodo del 2021, siamo ripartiti a fine giugno, chiuderemo oltre 20.000. Oggi sono partiti i primi due treni, si incrociano, c'è incroci sulla linea, una linea chiusa, completamente dimenticata, in cui oggi si incrociano treni storici, dove le persone fanno letteralmente a botte per salire, a botte nel senso la gara a chi prenota per primo, come avete visto negli esempi in Lombardia e sulla Nuova Ravarallo. Ecco, queste non sono casualità o coincidenze, questi sono esempi di lungimiranza, di persone che lavorano, studiano prima di lavorare e capiscono quali sono i processi da attuare, capiscono le esigenze dei territori, perché quello che abbiamo fatto noi, partendo come realtà associativa, legandoci con un filo indissolubile a Fondazione, credendo e parlando la stessa lingua, e poi cresciuto nel tempo e con una fiducia reciproca, ha portato a dei risultati che non potevano minimamente essere immaginati, ma ieri, non 15 anni fa, ieri. Sono esempi che veramente io, se mi giro indietro e vado a vedere da dove siamo partiti, ma è successo veramente o no? Ecco, il progetto nazionale della Fondazione FS Italiane ha consentito veramente di riportare una sensibilità generale delle persone verso il vettore treno in generale, non è soltanto la questione del trasporto turistico in sé. Poi sono cambiati anche i viaggiatori, dagli appassionati, dai comuni appassionati, oggi viene un pubblico qualificato, esigente, che ha bisogno e che vuole dei servizi. E avendo un lavoro di programmazione che si basa su stagioni più lunghe, consente di programmarli questi servizi in sinergia con il territorio. Oggi si fa difficoltà a prenotare un hotel, un B&B a Sulmona, che è una cittadina bellissima, ma una cittadina nel centro Abruzzo di 20.000 abitanti. 10 anni fa era una città che si era via via auto esclusa da un contesto di flussi turistici, in una regione che comunque di flussi turistici ha sempre sofferto, anzi parlo di due regioni cugine e divise tempo fa, ma inutilmente, Abruzzo e Molise, città che aveva anche subito gli effetti del terremoto del 2009 dell'Aquila, rimanendo anche esclusa addirittura dal cratere, quindi doppiamente svantaggiata. Oggi veramente, vi invito a venire per chi non l'ha già fatto, prendere un treno sulla Sulmona Isernia è un'esperienza bellissima e crea un effetto economico, un indotto economico che, facendo un parallelo qui in un contesto qui in Piemonte, nell'Astigiano in generale, con un territorio che è economicamente, culturalmente già pronto, io mi viene da fare una sola domanda: che si aspetta? Bisogna recuperare subito il tempo perso. Agli amministratori locali, quindi anche ai sindaci e in generale soprattutto alle regioni, dico: non fatelo, non commettete lo stesso errore che si è fatto dalle mie parti.
si è perso tantissimo tempo all'epoca. Noi fortunatamente abbiamo recuperato un po' correndo e ogni tanto ci tirano anche le briglie, nel senso non correte troppo e va bene, siamo contenti magari ad avercene sempre di questi problemi. Qui correte perché ci sono le potenzialità, ci sono persone lungimiranti, c'è una scommessa imprenditoriale valida, ci sono delle realtà imprenditoriali collegate al mondo dell'astronomia di cui non oso neanche parlare perché insomma ultracentenarie, e ci sono realtà associative che nel tempo sono cresciute qui in Piemonte che è patria delle ferrovie oggettivamente, ma veramente io vi per fare questo parallelo da noi è stato difficile anche far capire che la ferrovia era ancora una risorsa. Dopo i primi due anni avevamo ancora delle reticenze forti da parte di chi già beneficiava, perché magari aveva un hotel, perché magari ha un ristorante, perché magari è un professionista di una guida abilitata, insomma. E oggi invece ci troviamo ad aver programmato in questo mese di, partito oggi, l'ultima domenica di novembre, 48 treni storici fino all'Epifania per i mercatini di Natale. Voi quando nominate i mercatini di Natale pensate all'Abruzzo? Non direi, pensate al Trentino, all'Alto Adige per esempio, creati praticamente dal nulla, oggi richiamano non solo il pubblico del treno storico, richiamano persone da tutta Italia, perché l'effetto benefico della ferrovia fa da altoparlante a un contesto turistico che poi si diffonde e crea un impatto talmente evidente, talmente evidente, che non lo vede solamente chi non lo vuole vedere, solamente chi è nemico della ferrovia. Io sono appassionato di biciclette oltre che di treni, e quando all'epoca si parlava, ingegnere, di cosa fare di questa linea ferroviaria, e fondazione già stava lavorando per riaprirla, c'erano ancora tanti che dicevano no vabbè, ma facciamoci una ciclovia, passa in un parco nazionale, le pendenze lo consentono. E oggi invece in estate, ma anche in autunno, ci ritroviamo il carro bagagliaio pieno di biciclette sul treno, di persone, escursionisti che vengono da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero, alcuni sono presenti anche oggi, li ho riconosciuti, portano la loro bici, praticano i sentieri collegati al treno, un po' come il battello sul lago di Seo, i sentieri del Parco della Maiella. Ecco, questo è fondamentale, e se c'è un discorso imprenditoriale che possa diventare fulcro di tutto questo in una zona a così grande vocazione vitivinicola, su tutte, ma ce ne sono tante altre, favoriamole perché sono importanti e hanno la velocità di capire i processi che accompagnano poi tutto quello che è l'indotto e che grazie al treno torna ad essere un sistema economico. Concludo ringraziando, perché un ringraziamento lo volevo veramente di cuore fare agli organizzatori di questo convegno che doveva svolgersi l'anno scorso. Io ho atteso veramente con grande desiderio di partecipare. Un ringraziamento alla Fondazione FS perché crede in noi. Quando si parla la stessa lingua è tutto più semplice, quindi lavorare in sinergia tra mondo dell'imprenditoria, fondazioni, quindi il gruppo FS in generale, le associazioni, è fondamentale per arrivare a questi traguardi. Grazie. Grazie Claudio Colaizzo anche per questa sua testimonianza, che non mette in contrapposizione treni storici e ciclovie, quindi un dialogo ci può essere tra chi arriva in bicicletta in questi territori e utilizza i treni storici. Ma a proposito di questi territori, Gianfranco Comaschi è il presidente del sito UNESCO dei paesaggi viticoli di Langhe, virgola, Roero e Monferrato. Quella virgola, sapeste quante discussioni ci sono state per una virgola, ma adesso il patrimonio c'è, è riconosciuto. Lei è di Acqui, che tra l'altro è uno nelle linee ferroviarie, è uno snodo abbastanza importante, quindi vorrei che ci portasse la sua testimonianza e la sua speranza. Sì, grazie, buonasera a tutti.
E intanto un saluto caloroso a questo pubblico così numeroso e così vivace. Devo dire che il collega che mi ha preceduto dice abbiamo aspettato un anno, però si vede che con questo anno di attesa il tavolo del convegno e la partecipazione di pubblico oggi mi sembra veramente di grande importanza. Poi proprio su questo punto vorrò ritornare. Sì, l'associazione che ho l'onore di presiedere ha la responsabilità della gestione del sito UNESCO. Quindi, visto che siamo a Canelli, è stato detto e sottolineato, ma lo voglio anch'io ricordare, avendo vissuto tutto quel periodo, quel lungo periodo della candidatura fino al riconoscimento a patrimonio dell'umanità, qui a Canelli è nata l'idea, è cominciato quel percorso, diciamo che è iniziato un sogno che poi abbiamo realizzato nel giugno del 2014. Alcune persone presenti in sala, sicuramente Annalisa Conti, che è canellese e vicepresidente dell'associazione, ricorderà quei momenti. Noi abbiamo visto scorrere le immagini e la descrizione di queste nostre colline, di questi borghi, di questi castelli, in questo contesto del Comitato Mondiale. Non è un contesto facile da descrivere, non è facile descrivere l'emozione con la quale abbiamo sentito proclamare le colline di Langhero e Monferrato patrimonio dell'umanità. Quindi un territorio che per le sue caratteristiche di unicità, di eccezionalità, deve essere quindi tutelato, conservato, tramandato alle future generazioni. Allora, qui prendiamo spunto dalle parole del ministro Giorgetti, che indubbiamente sono parole quindi molto importanti, e ci riconosce questa realtà di un Piemonte con una rete ferroviaria che per ragioni storiche non esiste in nessun'altra parte d'Italia. E poi l'ingegner Cantamessa naturalmente ci ha descritto in modo straordinario tutta questa ricchezza che è nostra, però alle volte succede anche nelle famiglie, il patrimonio è talmente grande che poi non si riescono nemmeno a sostenere le spese. Voglio dire che dopo non un anno e nemmeno 10 anni, ma dopo decenni di politiche che hanno visto favorire in modo esclusivo e cieco il trasporto su gomma, non è che si possa in un minuto cambiare la strada. E da questo punto di vista, voglio dire, mi pare, avendo nel mio piccolo svolto anche funzioni di assessore ai trasporti nella provincia di Alessandria, quindi una realtà ben più piccola, ma avevo preso proprio il periodo peggiore con dei tagli pesantissimi sui trasferimenti a disposizione, voglio dire che le politiche si devono fare su una programmazione che abbia lungimiranza dei 10-20 anni, come si è parlato questa sera, a venire, no? Quindi, da questo punto di vista, il fatto di essere noi un territorio riconosciuto patrimonio dell'umanità e il fatto che nel nostro territorio il dossier di candidatura lo diceva molto bene, è lì che si possono leggere queste pagine. Il treno, la ferrovia ha avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo di questo territorio e perché diventasse il paesaggio della cultura del vino che noi conosciamo, no? Quindi io credo che un'attenzione si possa sicuramente avere, ed è ovvio che noi, porto la voce qui del Consiglio di amministrazione, ma vorrei dire porto la voce di tutti gli associati. Noi abbiamo appena concluso l'assemblea annuale alcune settimane fa. Abbiamo oltre 250 associati, quindi sono un centinaio di comuni, è una realtà veramente territoriale, grande, straordinaria, che l'assessore Marco Gabusi ben conosce e che sempre ha sostenuto, questo ci tengo a sottolineare, perché oggi lui è in una posizione un po' scomoda, ma voglio dire che rispetto al sito UNESCO ha sempre avuto
attenzione e disponibilità, perché mi sembra corretto, al di là di avere magari posizioni anche mie della politica passate differenti, ma lo voglio dire per onestà intellettuale. Detto questo, io credo che oggi questo tavolo sia di questo convegno, e quindi complimenti a Edoardo Gancia, è un tavolo che non capita tutti i giorni di trovare. Qui abbiamo avuto la partecipazione di due ministri, ringrazio calorosamente il ministro Garavaglia presente e comunque il ministro Giorgetti ci ha dedicato la sua attenzione. Due ministri, non è facile che dedichino questo tempo e questa attenzione. Il governo regionale è presente, c'è l'assessore, abbiamo parlato del presidente Cirio. Io credo sia il momento dove poter realmente pensare ad una inversione, a un cambiamento forte, perché già di questo avevamo parlato nel 2017 ad Alba, nel corso di un incontro che aveva messo un po' le basi, no? Si era costituito quel tavolo tecnico che tanto ha lavorato, tanto ha fatto, e i risultati arrivano. Io credo anche che, come ci è stato descritto da chi certamente ha più esperienza di materia di quanta ne possa avere io, il treno turistico possa servire soprattutto per compiere questo percorso, cioè per interrompere un percorso che andava nella direzione della chiusura delle linee ferroviarie, e si apra invece veramente una programmazione che possa puntare su questa ricchezza straordinaria che abbiamo per una mobilità sostenibile, che possa realmente dare, come è stato detto da molti che mi hanno preceduto, possibilità di crescita, di sviluppo sostenibile, come diciamo sempre. Non mi sono preparato una traccia, ho cercato di contestualizzare il ragionamento in base a quello che è avvenuto. Io credo veramente che oggi dovrebbe essere, a parer mio, la giornata dove poter tornare a casa pensando non solo di aver trascorso, diciamo, un pomeriggio interessante, ma che possa essere un momento formale per la presenza dei soggetti autorevoli che hanno partecipano a questo tavolo, per andare veramente a rimettere il treno al centro. Concludo con una riflessione, visto che effettivamente ho sentito parole anche di poesia sul treno. Anch'io sono un amico del treno, ho fatto il pendolare tanti tanti anni nelle varie direzioni, Alessandria, Genova, Torino. Il treno, se c'è veramente un qualche cosa che unisce il territorio, perché quando noi siamo riusciti a ottenere il riconoscimento a patrimonio dell'umanità, lo diciamo sempre e non ci stancheremo mai di dirlo, abbiamo effettuato un'operazione culturale straordinaria, abbiamo superato le divisioni amministrative, ma anche culturali, che nel tempo si erano erette. Il treno, da questo punto di vista, è un simbolo straordinario, perché quando diciamo la tratta Alba-Asti, ecco, ho fatto un esempio, leghiamo tutto un territorio. Il sito UNESCO credo possa diventare veramente una realtà sperimentale, forse non è il termine giusto, ma una prima realtà su cui intervenire pesantemente. E aggiungo, il tema vero poi è il trasporto, sono i servizi e le nostre scuole, quindi l'istruzione dei ragazzi, la formazione, la sanità degli ospedali, l'assistenza. Se ci fossero linee ferroviarie con un treno in buona funzione, indubbiamente, perché consideriamo che non tutti i territori del nostro sito godono di buona salute allo stesso modo. Io sono del Monferrato, è un territorio dove molti paesi hanno sofferenza, bisognerà aprire gli occhi su un problema anche demografico, quindi prima di tutto il treno come uno degli strumenti formidabili che possa aiutare l'economia e a mantenere le persone sul territorio. Grazie. Grazie Presidente.
Allora, abbiamo parlato di treni storici, abbiamo parlato di treni a vapore, di turismo, tra l'altro treni a vapore che giustamente vanno ancora col carbone, quindi chissà cosa ne pensano, anche lì discorso della carbon tax, ma invece qui parliamo di futuro, perché le linee ferroviarie hanno un futuro e devono credere nel futuro, quindi parliamo anche di trasporto locale e idrogeno. E parliamo con Michele Viale, che è presidente e amministratore delegato dell'Alstom, quindi di un'azienda storicamente anche collocata in Piemonte, Savigliano se non ricordo male, no? E non solo, dove i treni si fanno, si costruiscono i locomotori, le carrozze e quant'altro. Dobbiamo, ecco, proviamo a chiudere gli occhi e immaginarci, noi da questa mattina abbiamo guardato con una certa nostalgia, una certa poesia al passato anche, e quanto era bello un modo di viaggiare. Adesso proviamo a fare la stessa operazione e vediamoci tra 20 anni, tra 25 anni, cioè tra una generazione. Che cosa saranno queste linee ferroviarie e soprattutto che cosa correrà su queste linee ferroviarie? Prego. Grazie, buongiorno. Inizio dalla fine, spero ci sarà un video, le slide potete anche non metterlo, ma il video se riusciamo sarebbe bello. Il futuro è adesso, per un motivo semplice. Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Vallarino Gancia di avermi invitato e di poter parlare di idrogeno nella mia regione. Io sono cuneese, nessuno è perfetto, e dove c'è il nostro sito di Savigliano, che è storico. Contestualizziamo, Alstom è un grande gruppo, siamo 70.000 persone, di cui 4.000 in Italia, 1.000 sono a Savigliano. Savigliano è un sito che è nato nel 1853, e credo che l'ingegner Cantamessa lo conosca molto bene, è nato dall'idea di Camillo Benso, conte di Cavour, che voleva unire Torino con il mare, e quindi è un sito storico, sono state costruite lì Torino, tantissimi treni, è la patria del pendolino. Prima di parlare di treni di idrogeno mi fa piacere parlare del pendolino. Ricordo che il pendolino è stato costruito in 500 esemplari ed è il treno italiano più esportato nel mondo, okay? Quindi nessun altro treno è stato così esportato nel mondo. Abbiamo costruito e progettato e costruito oltre 600 treni regionali, li stiamo ancora costruendo e mettendo in servizio commerciale, ovviamente grazie a una partnership formidabile con i nostri clienti principali, Ferrovie dello Stato e Ferrovie Nord Milano, con cui abbiamo contratti in essere attualmente. Allora, quando parliamo di ferroviario parliamo di sostenibilità, è un business sostenibile di per sé, in quanto i treni, soprattutto quelli elettrici, ovviamente non inquinano molto poco. In aggiunta, negli ultimi anni abbiamo fatto un lavoro straordinario, i nostri treni sono per il 95% riciclabili e a parità, diciamo, con un 30% di consumi inferiori a quelli di 5 anni fa, quindi potete immaginare cosa stiamo facendo a livello di tecnologia negli ultimi anni. Però non basta. Nel 2016 abbiamo cominciato a ragionare sul problema ovviamente dei treni diesel. Perché? Perché in Europa il 40% delle linee ferroviarie sono non elettrificate. In Italia parliamo di un 30% di linee, quindi 30% delle linee sono percorse, in alcuni casi non più percorse sfortunatamente, ma percorse da treni diesel. Quindi noi come Alstom abbiamo scelto e abbiamo ragionato sul paradigma dell'idrogeno. Abbiamo spinto, abbiamo messo in servizio un treno commerciale, e dal 2018 in servizio commerciale in Germania, ha già percorso più di 200.000 km, si chiama Eilint ed è derivato da una vecchia piattaforma di treni diesel. E treno che è stato poi trasportato in Francia, dove ha fatto delle prove, è stato certificato in Austria e certificato in Olanda. Quindi quando dico il futuro adesso è perché questo treno esiste in servizio commerciale. Abbiamo firmato all'estero contratti per 41 treni in Germania e in Francia per 12 treni. Però noi volevamo farlo in Italia, cioè il sito di Savigliano ha fatto nascere il pendolino e io avevo l'ambizione, volevo, come dire, passare la storia per essere il primo a avere un contratto di treni ad idrogeno in Italia, e grazie anche alla visione di Ferrovie Nord Milano, del dottor Piuri e dell'assessore Terzi, abbiamo firmato un contratto a dicembre del 2020 per 6 treni più 8 per la cosiddetta Hydrogen Valley della Brescia-Iseo-Edolo. E perché questo è un contratto particolarmente importante? Io vi do qualche numero perché vi rendete conto di cosa stiamo dicendo. Un treno diesel percorre 100.000 km all'anno. 100.000 km all'anno significa 700 tonnellate di CO2 pari a 400 auto. Quindi se voi moltiplicate il numero che vi ho detto per 14 treni in un anno, risparmieremmo 10.000 tonnellate di CO2. Quindi dite, vabbè,
È chiaro, ci sono tutti gli altri trasporti, ma cominciamo a farlo già per il trasporto ferroviario. Poi c'è un grande vantaggio, ed è quello su cui Ferrovie Nord Milano sta lavorando, perché creare quella che noi, che loro definiscono, perché noi diamo solo i treni, l'Hydrogen Valley, significa creare un ecosistema totalmente differente, all'interno del quale si possono inserire al di sopra dei treni che danno un contributo ben definito e chiaro, cioè si possono progettare delle centrali di produzione di idrogeno, ovviamente green, a tendere, con una produzione ben definita, in quanto il treno ha un consumo ben chiaro e definito lungo l'anno. Su questo si possono inserire altre tipologie di utilizzo dell'idrogeno, tipo i bus o altre applicazioni del genere. Quindi veramente si parte da questo progetto per creare quella che è un cosiddetto ecosistema. Noi di questo siamo orgogliosi e siamo partiti per creare il treno del futuro. Perché il treno del futuro? Perché noi non partiamo dalla piattaforma del treno che è stato sviluppato in Germania, ma partiamo dall'ultima generazione dei treni italiani, il POP, che è Donizetti, che è quello identico ma che sta per entrare in servizio commerciale presso Ferrovie Nord Milano, è la stessa identica piattaforma con qualche caratteristica differente, e partendo da questo treno noi abbiamo sviluppiamo il treno del futuro, che entrerà, che sarà sulle rotaie nella prossima primavera, direi giugno del 2023 per i test, e nell'inizio 2024 contiamo che sia in servizio commerciale. Come funziona? Sostanzialmente è un treno elettrico, identico a, come ho detto, al Coradia Stream, quindi al Pop e al Donizetti. Inseriamo un carrozzino molto più piccolo all'interno del treno, quindi cerco di non essere troppo tecnico, anche perché non lo sono, sono andato in ingegneria, ma tutto sommato ho smesso di fare l'ingegnere tanti anni fa. E quindi trasportiamo delle celle a combustibile, ci sono delle batterie, e sostanzialmente quello è il grandissimo vantaggio, che l'idrogeno è il vettore, diciamo, di produzione dell'energia, quindi noi bruciamo idrogeno nelle celle a combustibile e emettiamo vapore acqueo, quindi sostanzialmente diventerà il treno più silenzioso che ci sia in servizio commerciale, perché è più silenzioso ancora di un treno elettrico, e emetterà semplicemente vapore acqueo, con performance che sono assolutamente identiche a quelle dei treni che oggi abbiamo in servizio commerciale, cioè i treni diesel. Parliamo di 600 km di autonomia, 140 km all'ora e stessa accelerazione dei treni diesel. Quindi sulla Brescia-Soedro, dove abbiamo una tratta di circa 100 km, questi treni possono percorrere avanti e indietro tre volte la linea. Quindi partendo da questo progetto, ovviamente noi sappiamo che ci sono tantissime altre applicazioni in Italia, ma sicuramente noi contiamo di essere subito dopo, di avere un'applicazione in Piemonte. Si può immaginare un paradigma molto simile in Piemonte, perché il Piemonte è una regione in cui ci sono tantissime applicazioni sull'idrogeno. Noi stiamo già collaborando col Politecnico di Torino per sviluppare questo progetto, quindi non lo stiamo facendo da soli, ma lo stiamo facendo col Politecnico di Torino e anche col Politecnico di Milano, ma soprattutto di Torino in questo momento, per utilizzare tutte le sinergie e le competenze del territorio. Quindi mi faceva piacere partecipare, ho cercato di essere anche breve per lasciare spazio al Ministro, per spiegare che quindi quando parliamo di idrogeno, l'idrogeno è una grande opportunità per quanto mi riguarda e mi concerne per il Paese Italia, credo, perché noi non abbiamo risorse dal sottosuolo, lo sappiamo benissimo, dipendiamo dagli altri paesi. Io credo che abbiamo due grandissimi vantaggi, uno è l'eolico e l'altro il sole, e quindi voglio dire, dobbiamo cercare veramente di utilizzare questi progetti per cambiare il paradigma del nostro paese, diventare molto più autonomi rispetto a quello che siamo oggi, e utilizzare delle tecnologie che sono assolutamente delle tecnologie green. Quindi per chiudere, se ci fosse il video mi farebbe piacere farvelo vedere, è un video di un minuto e un po' che fa capire che il futuro è oggi. Ovviamente non è ancora il nostro treno, è quello tedesco, ma
Siccome ho visto tanti ragazzi giovani e molto, come dire, attratti dal mondo ferroviario, vi dico che non c'è niente di più bello che lavorare nel mondo dei treni. Io sono entrato 28 anni fa, pensavo di rimanere poco e non sono mai uscito. E la seconda cosa che voglio dirvi, vi do appuntamento a gennaio del 2024, chi vuole venire sulla Brescia-Esoedolo, e sicuramente sfido l'assessore Gabusi, nel 2025 magari avere un treno su Albasti non sarebbe male, vero? Grazie. Grazie Presidente Viale, abbiamo registrato tutte le sue promesse. La prima cosa che le chiedo però anch'io è il prossimo filmato, vogliamo vedere la stazione Canelli o Alba o Asti o Castagnole e non più quella tedesca, insomma, ecco, cioè che ci sia un filmato in casa nostra, no? Ovviamente. Allora, a questo punto io do la parola al Ministro, a Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo, che ringrazio perché è rimasto qui e ripeto, ne ho moderati tanti di convegni ma sono pochi ministri che restano dall'inizio alla fine. Lo ringrazio doppiamente anche visto il suo particolare momento, però credo che meriti un applauso per tutto quello che sta facendo. Il Ministero del Turismo è sempre stato un ministero, a un certo punto è stato anche abolito, no? A un certo punto, poi vabbè, nella vita capita di tutto. Però ci siamo accorti anche con questa pandemia quanto sia importante il turismo per la nostra economia, per il nostro sostegno economico, e questi territori ancora di più lo hanno capito e vedono con grande piacere il ritorno del turismo, e speriamo che diventi stabile. Il treno è uno strumento in più, con tutte le declinazioni che abbiamo sentito oggi. Ci racconti quale azione dobbiamo aspettarci dal Ministro e dal Ministero, e che cosa il Ministero sospetta da noi, un po' come disse Kennedy a suo tempo. Prego. Grazie dell'invito, grazie Presidente Gancia. Ma è stato davvero molto interessante, un convegno molto interessante, allora cerchiamo un po' di tirare le fila di quello che abbiamo detto tutti, sostanzialmente. Treno e turismo. Giustamente dell'importanza del turismo, come di tutte le cose, ci si accorge di una cosa importante quando manca. Ci siamo accorti di quanto era importante seguire una materia così delicata, che ha un equilibrio delicato, perché il mercato del turismo è un mercato fragile per definizione. È bastata, tra virgolette, una pandemia per capire che stare chiusi in casa è un problema enorme. Allora, però, andiamo per gradi. Innanzitutto il Monsignor Andreatta mi ha fatto venire in mente una cosa di quando ero un ricordo di infanzia. Una quarantina d'anni fa, e dovevo andare con mia nonna al mare, a Imperia, stazione di Porto Maurizio. Bellissima stazione, di quelle che piacciono all'ingegner Cantamessa. Lì c'erano ancora i giardini tutti curati, una meraviglia, come dovrebbero essere tutte le stazioni. Come dovrebbero tornare ad essere tutte le stazioni. Sì, anche perché non è banale, per il turista arriva il biglietto da visita. Io mi ricordo com'era la stazione di Milano, la stazione centrale, qualche anno fa, e come adesso, è chiaro che cambia da così a così. Se tu arrivi in una stazione ben messa, bene, ti si apre il cuore. Se arrivi e devi stare attento che ti portano via i bagagli, non è il massimo. Però, una roba alla volta. Il ricordo è molto semplice. Arriviamo lì e abbiamo mica sbagliato treno. Invece di prendere il rapido Novara, Tortona, Genova, abbiamo preso il locale, uno dei treni storici, con quello con le banchette di legno, che ha fatto tutto il giro. Acqui, Bistagno, Cairo, Altare. Vabbè, morale, ci abbiamo messo 5 ore, una roba simile. C'era là, quando siamo arrivati, i genitori disperati, lì non c'era il telefono, e non è che potevi scendere col gettone, disperati, noi contenti come una Pasqua. Perché abbiamo fatto una bella gita in treno, con giù il finestrino, respirare il paesaggio, meraviglioso, non è successo niente, ci abbiamo solo messo un paio d'ore in più. Ecco, questo è il treno storico, ha ragione il Mons, è un viaggio, non è un mezzo che ti porta da A a B, è un viaggio.
e si integra perfettamente con il turismo. E si integra perfettamente con la figura del turista, che è cambiata. Ma attenzione, non è cambiata con la pandemia. Iniziava a cambiare già prima della pandemia. Già prima della pandemia questo cosiddetto turismo lento ha iniziato a correre, a fare i primi passi. Adesso corre velocissimo il cosiddetto turismo lento. E qui voi avete delle opportunità. Cambia il turista, deve cambiare l'offerta. Il Piemonte ha un'opportunità straordinaria, che è il territorio. Queste aree interne, che io preferisco chiamare aree intime, come diceva giustamente Paolo Barletta, noi abbiamo la fortuna di avere un paese che non ha dei grandi attrattori e basta. È tutto un museo a cielo aperto. Per me dovresti far pagare il biglietto all'ingresso, punto. Non il biglietto del museo. Arrivi in Italia, paghi il biglietto. Perché è tutta bella. Il tema è come distribuire i flussi turistici fuori dai grandi attrattori. Perché appena è finito il cinema del Covid, ormai, se Dio vuole, ci siamo, con tutte le difficoltà del caso, avremo di nuovo il problema dell'overtourism. Troppi turisti a Venezia, troppi turisti a Roma, troppi a Milano, e la possibilità non sfruttata di distribuirli su tutto un territorio che è fantastico. Prima si faceva l'esempio di Sulmona. Certo, se uno va una volta nella vita e fa la Sulmona a Roccaraso e poi ci torna. Però la Sulmona a Roccaraso, il treno storico, è l'occasione per farti scoprire una città come Sulmona. Ebbene, qui voi avete un'opportunità fantastica, ci sono i fondamentali. L'anno prossimo una piccola mano ve la diamo, perché il congresso mondiale dell'enoturismo che teniamo ad Alba è una grande opportunità. È il congresso mondiale organizzato dall'UNWTO, l'Organizzazione del Turismo delle Nazioni Unite, che conta 160 paesi, quindi avremo il mondo in Piemonte ad Alba. Voi immaginatevi questi stranieri che verranno e arrivano col treno storico. È una cosa che solo noi abbiamo, e questa opportunità va sfruttata. E quelli che prima erano considerati rami secchi adesso sono una grande opportunità. È normale che il mondo cambia. Se pensiamo, io penso a Milano negli anni 60, c'era tutto tram e filobus. Poi venne il bus a gasolio, via tutti i filobus e tutti i tram. E adesso scopriamo che forse era meglio tenerli. Quindi non esistono cose giuste o sbagliate. Adesso è il tempo di fare questo. Adesso è il tempo per cui i rami secchi sono un'opportunità. Poi, caro Luigi, io preferisco anche vederlo all'incontrare, invece dei rami, io preferisco vedere le ferrovie come le radici di una grande pianta, le radici del paese, perché veramente è un paese che vive sulle radici delle ferrovie. Tutto lo sviluppo nasce dalle ferrovie, lo sappiamo, storicamente è così. E le radici profonde non gelano, no? Quindi questo lo sappiamo, fortunatamente. Adesso noi abbiamo questa enorme opportunità di valorizzare questi cosiddetti rami secchi con l'opportunità del treno storico. E capisco benissimo le difficoltà dell'assessore Gabusi, non è facile far quadrare i conti. Però paradossalmente il treno storico è un'opportunità per comprare tempo e far diventare redditizi questi rami secchi che fra qualche anno con la tecnologia diventeranno rami utilizzati anche per il trasporto, anche per il TPL. E le capisco benissimo le difficoltà, si ricorderà l'amica Claudia Terzi. Una volta ero assessore al bilancio di Regione Lombardia, mi chiama il presidente Maroni venerdì, mi fa: senti, avrei un'idea. Ha detto: va bene presidente, dimmi. No, qui abbiamo il 50% del patrimonio ferroviario vecchio, dovremmo cambiare. Vabbè, ma quanti ne vuoi prendere? No, tutto, facciamo tutto nuovo. Ho capito, bene. Il 50% dei mezzi li vuoi nuovi? Sì. Vabbè, quanto costa? Beh, 2 miliardi. Ah, ok, mi organizzo. Ma in quanti anni? Ma a dir la verità, io vorrei andare in consiglio martedì. Ah.
Vabbè, non ci ho dormito due notti con il mio amico Turturiello, ma siamo andati in consiglio martedì e oggi ci arrivano quei bei treni, anche vostri, ne arriva uno ogni 15 giorni. Non è facile, però dobbiamo avere pensiero lungo, dobbiamo programmare. E adesso è il momento di farlo, perché si parla tanto di sostenibilità, ma io preferisco tradurre il termine sostenibilità, perché è un po' come resilienza, ormai è abusato. Cosa vuol dire sostenibilità? È che io me la ragiono da bilancista, come sempre. Noi abbiamo un patrimonio, okay, che è il nostro paese, ma anche la rete, che è enorme. Il patrimonio deve rendere e deve crescere. Ecco, questa è la sostenibilità. Noi abbiamo questo patrimonio enorme, dobbiamo farlo rendere e quindi fare rendere anche le cosiddette aree interne dal punto di vista turistico, ma che vuol dire poi economico, e farlo crescere, svilupparlo. E allora noi che cosa possiamo fare come Ministero per dare una mano? Perché non è facile. Noi vogliamo dare una mano alle regioni per andare in questa direzione. Ma due cose sostanzialmente. Due cose che sono, una, un fondo che abbiamo nel PNRR già approvato, quindi è già in gazzetta ufficiale, quindi non è il vedremo faremo, noi siamo abituati a dire le robe che si possono fare. C'è un fondo di 500 milioni di euro che però ha un effetto leva 3, quindi è 1,5 miliardi, sono fondi BEI destinati proprio a progetti per il futuro sostenibile in ambito turistico, per cui si sposano perfettamente con tante cose che abbiamo visto qua, che, tipo il treno idrogeno, giusto per capirci, che può avere anche altre linee di finanziamento, ma tutto quello che è un po' connesso alla mobilità sui treni lì trova una sua ragion d'essere. Ma poi in particolare per il treno storico io mi sono posto un obiettivo, che è quello di rendere strutturale questi treni storici. È encomiabile l'impegno di chi è riuscito a farli partire, ma con l'enorme difficoltà poi della programmazione. È perfetto se è strutturale. Se uno sa che ogni 15 del mese c'è quel treno, è anche più facile fare le programmazioni, fare le vendite, eccetera. Per arrivare lì servono investimenti. Ecco, come Ministero noi vogliamo sostenere questa fase iniziale, che poi starà in piedi da sola, e anche quella è sostenibilità economica. Però all'inizio una mano la dobbiamo dare. Quindi noi vogliamo mettere un fondo per un po' di anni con cui cofinanziamo chi ci crede. Quindi la regione che ci crede, guarda, tu metti 100 e io metto 100. Così diamo una mano per rendere strutturali questi progetti, di modo che abbiamo nel corso di qualche anno la possibilità di avere una rete di treni storici che poi, giustamente come veniva detto, diventa un importante attrattore turistico esso stesso, perché uno che prova la Sulmona Roccaraso piuttosto che la caserma Pietrelcina, dopo vuole provarle anche le altre. E giustamente, come veniva detto, siccome noi abbiamo un paese che si conosce poco, anche solo la gita di famiglia, no? La sana gita che si faceva una volta in famiglia, fatta su questi treni, è un'enorme opportunità per conoscere meglio il nostro paese. Sappiate che c'è un recente studio dell'Università Cattolica sulla conoscenza dell'Italia da parte degli italiani, che è veramente un pugno nello stomaco. Le regioni turistiche per eccellenza, il Veneto, la Toscana, conosciute solo per nome dal 18% degli italiani. Solo di nome. Arriviamo al 60% della Basilicata, che però guardando il bicchiere mezzo pieno vuol dire che abbiamo un'opportunità pazzesca, anche solo facendo conoscere l'Italia agli italiani. Ecco, il treno storico è un veicolo per fare questo. È un veicolo per comprare tempo e far mantenere in vita delle reti che domani ci serviranno per il TPL di nuova generazione, e quindi in quest'ottica è strategico puntare anche su queste, tra virgolette, linee secondarie. Quindi questo è quello che vogliamo fare. Però da questa sera mi porto a casa il fatto che ormai la consapevolezza è generale, per cui ci possiamo permettere di realizzare i sogni. Quindi, come diceva il poeta, un altro, l'unico modo per realizzare un sogno è svegliarsi. E qui vi vedo belli svegli. Grazie Ministro. L'unico modo per realizzare un sogno e svegliarsi è una
una bella riflessione, direi, un bel modo per concludere questo giro, non di tavolo ma di poltrone. Chiedo all'ingegner Cantamessa, quando parte il treno, quando riparte il treno, questo storico qui, per capire se c'è spazio per un po' di dibattito. Sì, il treno parte tra un'ora. Un'ora, poi, allora. Possiamo anche dire con molto relax, ritardiamo 5 minuti, ecco. Essendoci solo noi in linea. Ecco, se c'è qualcuno... Oppure lo anticipiamo, Certo. Dipende com'è interattiva la sua platea. Uno dei pregi del treno storico è che dire lo si può governare, ecco, un po' di più. Ecco, se in platea c'è qualcuno stimolato dagli interventi che vuole aggiungere qualche cosa, che vuole dire, ecco, si presenti, non so se c'è un microfono a disposizione oppure se sale lei, com'è la... C'è un microfono giù qui? No. Allora vediamo. Vediamo. Prego, guardi, se si presenta e pone la domanda. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Michele Cimelli, sono il vicepresidente dell'Associazione Ferrovie Nazionali Torino-Svizzera e in particolare ci occupiamo della linea Arona-Santiago. Prima però di formulare una domanda sulla Arona-Santiago, perché non voglio essere campanilista, voglio anzitutto dire che ho apprezzato e ricorderò credo con grande piacere il fatto di aver fatto tanti chilometri per venire qua da Arona oggi, insieme anche al mio presidente e alla sua gentile signora. Perché ci tenevamo ad essere dove c'era veramente la possibilità di vedere tante persone riunite. Mi sembra di aver sentito quasi un'unica voce che dice che le ferrovie vanno assolutamente preservate. Soprattutto mi sembra di aver capito che abbiamo perso tanti anni, abbiamo fatto scelte sbagliate. Io anch'io sono stato in amministrazione, ho avuto la fortuna a livello locale di essere un assessore al turismo a livello locale nel comune di Arona. Mi sono sempre speso per il turismo, perché il turismo è sicuramente una grande valenza per il territorio italiano. Noi purtroppo nel mondo dei trasporti, signor Ministro, penso che lei possa condividere questo pensiero, abbiamo perso tantissime opportunità. Io lavoro nel settore aeronautico, lavoro in una compagnia aerea che sta per chiudere, non per fallimento ma per scelte sbagliate che sono state fatte. Noi dobbiamo attrarre nel nostro grande parco giochi che si chiama Italia tutti quei milioni di persone che vogliono venire a visitarci, perché beviamo bene, mangiamo meglio, abbiamo dei bei paesaggi, delle belle montagne come quelle d'Abruzzo, come quelle di Varallo, le nostre belle montagne piemontesi, i laghi che sono stupendi, abbiamo le città d'arte, abbiamo le cose, abbiamo piste di sci. Noi dobbiamo capire da dove arrivano questi flussi turistici quando apriamo delle linee per portare i passeggeri all'estero. Prima di domandarci dove vorrebbe andare un italiano, dobbiamo domandarci da dove sono arrivati fino al 2019 i 193 milioni di passeggeri che sono stati trasportati dalle compagnie aeree. E quando arrivano in Italia, fare sistema trasporti, perché i passeggeri hanno bisogno di continuare, di proseguire, trovando degli hub, dove si fa interscambio tra l'aereo e il treno. Il treno deve arrivare negli aeroporti. Le linee importanti, l'alta velocità sono importanti, ma non sono importanti solo quelle, perché poi ci vogliono gli hub di interscambio con le linee, chiamiamole secondarie, ma che hanno la loro importanza. E le linee secondarie, citate dall'ingegner Cantamessa, parole anche di Muscolino, torniamo al Cavour, quel magnifico libro che è stato citato, la rete a maglie è una grande invenzione, ma se non ci sono le coincidenze non funziona niente. È come il corpo umano, il sangue deve circolare nelle vene, arriva fino all'ultimo, arriva fino al mignolo, pulsando dal cuore, ma se non offro le coincidenze, ammazzo la ferrovia. E la coincidenza non deve essere solo con la ferrovia, deve essere anche con l'autobus, che non va condannato l'autobus, ma è un altro mezzo. Perché io devo avere in alternativa il treno che va a Novara da Roma, lo stesso orario in cui parte l'autobus? Ma che senso ha? O c'è il treno o c'è l'autobus. L'autobus deve fare l'autobus, il treno deve fare il treno. Dove non arriva il treno, arriverà l'autobus. Ci sono le coincidenze con la navigazione, che possono essere la navigazione lacuale, sui magnifici laghi del Piemonte o della Lombardia, con le navi traghetto. L'Italia deve essere raggiungibile, il turista deve arrivare in Italia dal mondo e l'italiano stesso deve poter circolare in Italia, senza dover prendere la macchina come ho dovuto fare io. Da Roma, se avessi voluto partecipare a questo congresso oggi, io avrei dovuto metterci 4 ore e mezza per arrivare col treno, 4 ore e un quarto per tornare, e avevo 4 minuti di coincidenza da non perdere a Torino questa sera, quindi volevo dire probabilmente rivenire a Torino, ecco perché ho dovuto, mio malgrado, venire in macchina.
Credo che questo sia un punto fermo di questa conferenza oggi, per cui la mia domanda è, c'è, possiamo dire, vorrei sentirlo dire soprattutto dalle persone che hanno la possibilità di mettere in atto poi le azioni correttive per intervenire, soprattutto di trovare i fondi, per far ripartire queste ferrovie sospese. In Piemonte, ragazzi, noi abbiamo cancellato un terzo delle linee ferroviarie piemontesi, questa è la verità, sono state soppresse, ma devono tornare a vivere. Devo tornare a vivere non per portare una littorina avanti e indietro con su 10 studenti e 2 operai, ci vogliono anche per loro, ma perché deve esserci quella littorina, perché è comunque un servizio, perché noi paghiamo le tasse, ma ci vogliono anche perché su quelle linee possono viaggiare le merci, come diceva il signor Gancia, ed è corretto, noi dobbiamo muovere non con i tir, ma dobbiamo muovere con le ferrovie quanto produciamo sul nostro territorio. Dobbiamo fare viaggiare, vedere queste linee come tratte di una linea più lunga. Perché noi ci chiamiamo Ferrovie Internazionali Torino-Svizzera? Perché se noi ci limitiamo a guardare la Roma-Santiago e portare la gente da Roma Borgo Panero o non so, da Gattinara a Romagnano, non abbiamo capito niente. Quella linea serve per muovere delle merci che arrivano dal nord Europa e vanno al porto di Genova, o viceversa per esportare, come si faceva una volta. Erano state volute dai nostri nonni queste linee. Queste linee vanno preservate, devono essere produttive grazie alle merci, perché sono le merci che producono ricchezza. Dopodiché il binario appunto può essere affittato a chiunque le voglia utilizzare, e poi si metteranno treni locali, treni più a lunga percorrenza e soprattutto connessione nei punti di scambio. Quindi la mia domanda è, più che una domanda perché l'ho già avuta, cioè ho avuto, è solamente essere un ricalcare e dire queste cose, cioè che ci sia questa volontà per cambiare il senso di marcia e andare tutti quanti in questa direzione. Grazie. Grazie. La domanda è già ha dato anche la risposta, quindi in maniera marzullesca si è fatta una domanda e si è data una risposta. Io chiedo al presidente della provincia di Asti, Lanfranco, di portarci una sua considerazione, visto che, grazie, visto che la provincia di Asti, appunto citavo prima, gli ha dato più inutile qualche... Buongiorno a tutti. Solitamente il presidente della provincia insieme al sindaco porta i saluti di rito. Mi perdonerete se non lo faccio, do il benvenuto nell'astigiano al ministro. Per sfruttare questo momento provo a dare un apporto con alcune considerazioni da cui, lo avrete notato, mi sono astenuto in questi anni. Voglio però cogliere questa occasione perché il livello oggi del confronto è stato molto alto, nella misura in cui è stato concreto, è stato diretto anche nell'affrontare la complessità della questione da parte di tutti, e questione che dal mio punto di vista, dal punto di vista di un presidente della provincia, qui c'è il collega che è stato presentato come sindaco di Varallo, ma è presidente della provincia di Vercelli, chi ha avuto esperienze come appunto presidente dell'UNESCO o Marco dell'amministrare una provincia, è quello di chi si preoccupa del turismo, ma prima ancora di un prerequisito del turismo che è la vitalità del territorio. E perché un territorio sia vivo e possa contrastare nelle sue aree interne anche quell'andamento demografico a cui faceva riferimento proprio Gianfranco, c'è bisogno che vengano garantiti dei servizi. Ora, partiamo da un punto fermo, il trasporto è un servizio e non può stare in piedi da un punto di vista contabilistico da solo, dobbiamo affrontare altri aspetti, soprattutto in questo momento di costruzione di un futuro diverso, perché altrimenti la retorica rischia di diventare tale della difesa delle comunità come comunità vivi, comunità resilienti, in territori interni si svuota, non ha motivo di essere propagato come tale. Quindi la scelta, il bivio nel binario in cui ci troviamo, che abbiamo davanti, è quello tra la costruzione di comunità anche nelle aree interne o la scelta che purtroppo è stata seguita per anni in tempi recenti di demolire i territori di provincia, le aree marginali e puntare solo sulle grandi aree urbane. La pandemia ha accelerato un percorso di ripensamento di tutto questo, ma ci sono aree interne e aree interne e non tutte sono così fortunate. Non tutto è patrimonio turistico, ma invece tutto il territorio nazionale deve essere oggetto delle attenzioni della politica e delle istituzioni. Langhero, Ero e Monferrato, per rimanere nel nostro territorio, hanno una disomogeneità interna che deve essere evidenziata e che deve essere affrontata con categorie differenti. È diverso parlare di Canelli come area periferica rispetto ai grandi centri urbani, ma anche solo di Calosso di Calamandrana,
che ha una vitalità evidente dal punto di vista socio-economico rispetto ad alcuni paesi, non li cito, del nord astigiano, del Moncalvese, così come Carlo Gancia a metà 800, anche Bava si insediò a ridosso di una ferrovia, che l'Asti di Vasso, la voglio citare, e voglio citare l'Asti Casale perché è mio dovere farlo e perché si collegano in traiettorie molto più ampie a cui dobbiamo guardare. Parlare di Asti Casale, ne abbiamo parlato con l'assessore Terzi, oltre che con l'assessore Gabusi, in un incontro interessantissimo coordinato dal sindaco di Casale, significa portare da Milano attraverso Mortara sull'Astigiano e da qui verso la Liguria un pendolarismo, e significa garantire servizi. Penso a quello degli studenti che da Mortara guardano a Casale e che oggi non possono raggiungere il territorio astigiano. Ora, ci sarebbe molto da dire. Io ho taciuto perché in questi anni, perché penso che le istituzioni e la politica debbano conoscere, partendo dai dati, le situazioni per assumere le decisioni. Mi pare che ci sia oggi una tendenza, stia maturando. Un anno fa, in questo forse è una fortuna che ci sia stato un rinvio, un anno fa non so se i toni sarebbero stati questi, ci sia il modo di ripartire, facciamo il pieno di idrogeno e partiamo verso un'altra direzione. Mi devo togliere un sassolino dalle scarpe quando con alcune istituzioni locali importanti, non era presente Marco Gabusi, non voglio essere frainteso, lui non c'era, parlai di idrogeno non più di 4 mesi fa, venni sostanzialmente deriso, erano presenti i sindaci, lo possono testimoniare, perché l'idrogeno non è sostenibile. Ma è chiaro che non è sostenibile, perché altrimenti non avrebbe senso mettere in campo delle politiche pubbliche finanziarie se fosse sostenibile, sarebbero già oggetto di legittimo profitto da parte degli investitori. Ora, ho detto già troppo, più di quanto avrei voluto, abbiamo perso molto tempo, lo abbiamo fatto tutti anche immaginando di intervenire con modalità alternative al treno sui binari, quando invece delle modalità alternative al treno possono essere complementari, come è stato detto in alcuni esempi che sono stati portati. Abbiamo una viabilità bianca parallela alle ferrovie che si presta peraltro a portare avanti dei progetti sostenibili molto interessanti. Partiamo da quello che è stato detto oggi, da molto altro che può essere detto, non perdiamo più tempo in un dibattito che peraltro so Cantamessa segue da Roma, non so, deve essere una forma di masochismo il suo, quello di leggere la rassegna stampa astigiana anche, ma so che è molto attento a quello che avviene. Non avrete mai trovato mia posizione, mi trovate convinto però nel focalizzare insieme a tutti quelli presenti al tavolo in un percorso partecipativo ancora allargato, cioè partiamo da oggi per immaginare qualcosa di diverso. Noi oggi abbiamo parlato tanto di storia e di futuro ed è bellissimo, abbiamo parlato di treno storico per parlare di futuro, questo è insolito, ma è la forza dell'Italia e di questo territorio. Partiamo per ragionare su cosa fare. Ho sentito citate dall'assessore Gabusi, e chiudo, alcune tratte che potrebbero essere oggetto, lo ringrazio, una di queste è l'Asti Alba, ecco, lo apprendo oggi. Partiamo con un percorso però più ampio, più partecipato, per capire cosa fare sull'intera rete regionale, perché pezzi di territorio non possono rimanere indietro. Cito Aldo Bonomi, la periferia si è fatta centro, ma dobbiamo dare sostanza a questo. La pandemia qualcosa ci deve aver insegnato, ci deve accelerare in un percorso di crescita in cui nessuno può rimanere, e chiudo davvero con questo concetto a costo di ripeterlo, non può rimanere indietro, non può rimanere indietro quella parte più debole del territorio piemontese, prima del turismo, i servizi e i cittadini. Grazie, buona continuazione, complimenti davvero a tutti. Le sue argomentazioni, e riferiva appunto di questo passaggio tra la storia e il futuro, no? Vi aggiungo solo una cosa minimalissima e veramente di storia ormai dimenticata, ma io mi occupo di storia con una rivista, e quindi abbiamo raccontato per esempio quelle che erano le linee dei tramvai, che sono completamente sparite, non ci sono più, ma erano un patrimonio straordinario. Per parlare di Asti, c'era una linea Asti San Damiano, Asti verso Casale, Castagnole, sì. Ed erano dei trenini a scartamento ridotto che oggi in chiave turistica sarebbero dei giocattoli bellissimi. Sono spariti, c'erano investimenti privati, spariti, perché allora appunto c'era altro tipo di sviluppo. Questa, non facciamo che queste, abbiamo capito che questa sera non si parla più di rami secchi, no? Non,
abbiamo deciso che il termine secco, l'aggettivo secco non viene più usato rispetto alle ferrovie. Cerchiamo di farli vivere e vediamo come. C'è ancora qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Oh, bene, un ragazzo, vieni. Intanto buonasera a tutti. Sto qua, sto seduto, giusto perché voi vediate... va bene. Salve a tutti, e intanto sono onorato di essere qua, perché io sono un ragazzo giovanissimo, ho appena 19 anni, sono appena diplomato come perito informatico, ma ho sempre avuto un interesse per questo mondo, tant'è che i miei genitori da piccolo mi raccontavano che a 2 anni correvo verso la ferrovia e andavo a vedere il treno. Ma quel che ho più potuto apprendere da quello che è comunque il mondo della ferrovia l'ho preso specialmente nel percorso delle scuole superiori, cioè andando a vedere la storia, quello che è stata la storia, in particolare del Piemonte, essendo comunque nato nella terra comunque del pluricitato Camillo Benz in fronte di Cavour. Vado a pensare a quello che è stato il progetto innovativo di Cavour, che iniziando a girare l'Europa, partendo dall'Inghilterra, andando in Francia, e poi tornando in Italia ha portato quello che era il Regno di Savoia, una delle reti ferroviarie più capillari in assoluto. Basti pensare che nel 1861 già in Italia la rete ferroviaria piemontese era più o meno quella che vediamo oggi, diciamo con qualche differenza, però c'erano già buona parte delle linee. E quello che penso è che anche Cavour abbia voluto collegare il Piemonte e tutte le mini località, le periferie pluricitate al giorno d'oggi, che sono grandi centri, Canelli, uno di questi, proprio la città dove ci troviamo, con i porti, con Genova, con Imperia Porto Maurizio, la pluricitata stazione del ministro, dell'ingegner Cantamessa. E credo che il percorso da guardare nel futuro e da valutare nei prossimi anni, con i progetti futuri legati alla sostenibilità ambientale e a tutto quello che riguarda il procedere del trasporto ferroviario locale, sia quello di guardare alla storia, di guardare i progetti fatti nella storia. Guardiamo al fatto che la locomotiva a vapore sia nata 17 anni prima dell'autobus, locomotiva prima a vapore 1804, autobus 1821. Guardiamo al fatto che ci furono dei ministri, come il ministro Fanfani, che volle la direttissima da Firenze a Roma, collegamento veloce per i pendolari fiorentini che lavoravano a Roma. Quindi direi che l'unico modo per portare avanti quella che è la ferrovia e ritornare a quelli che erano i bei tempi dove tutte le comunità piccole e grandi in po' periferiche erano collegate sia guardare alla storia. Grazie. 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 Fa piacere che un giovane si rivolga alla storia. Ecco, c'è anche il signore qua poi in prima fila. Comunque, prego, si presenti, grazie. Buonasera, mi chiamo Roberto Borri, sono ingegnere e medico chirurgo. Molti nell'uditorio già mi conoscono per gli articoli che ho scritto a tema ferroviario sia su testate informatiche che cartacee, e faccio parte di diverse associazioni che vogliono mettere il treno nel suo ruolo che gli spetta, cioè quello di cardine del trasporto terrestre. Abbiamo parlato questa sera di treno come vettore turistico, vettore del turismo in un paese come il nostro bel paese, l'Italia, che può offrire quanto di meglio sia desiderabile, cioè natura e cultura. Il turismo si può fare certamente con i treni storici, con altri un po' meno storici che però rappresentano il fiore all'occhiello della tecnica ferroviaria come il materiale automotore di prestigio in fase di restauro e già restaurato, come le TR250 o le automotrici leggere elettriche 601 e il prossimo Venturo elettrotreno numero 300 Settebello, che purtroppo è rimasto in unico esemplare. Ma turismo si può fare anche
con i treni ordinari che con il loro servizio possono essere utilizzati da un'utenza abituale, ma anche dai turisti e quindi anche in altre parti della nostra regione, come per esempio in Valpellice, dove pur essendo già compreso il servizio è programmato, di soppiatto questa linea è stata resa non atta alla percorribilità e magari un complesso di elettromotrici 601 ci sarebbe potuto arrivare con il suo carico di turisti. E vorrei fare una domanda all'onorevole signor Ministro del Turismo, se ha in programma, visto che turismo significa anche turismo giovanile, turismo scolastico, e purtroppo nelle scuole pochi pensano alla gita turistica scolastica con il treno. Troppo spesso si ricorre ad un mezzo improprio come l'autobus, che deve essere destinato a quelle tratte dove il treno non arriva, anche per questioni di sicurezza e di salvaguardia dell'incolumità dei viaggiatori così giovani. Si deve sapere se il Ministero, sapientemente diretto dall'onorevole, ha intenzione di incentivare da questo punto di vista il turismo, magari scoraggiando l'uso improprio del mezzo stradale. Grazie. D'accordo, grazie la risposta del Ministro. Grazie, grazie per la domanda, ma onestamente avevo presentato un emendamento alla legge di bilancio 2 anni fa e venne anche approvato per istituire un fondo per l'Interrail Italia per i ragazzi universitari, la cosa più semplice del mondo. Un Interrail, quindi consentire ai ragazzi da 20-25 anni di girare gratuitamente sui treni. Ahimè, poi questo emendamento, pur approvato, non venne poi portato avanti concretamente dal governo precedente, però siccome la testa dura ne ho parlato con il presidente Ferraris di Trenitalia e siamo d'accordo su riprendere l'argomento. Cioè, io ritengo che sia opportuno rendere operativo questo, io lo dico semplicemente così, l'Interrail Italia per i ragazzi fino a 25 anni, proprio per dare la possibilità di scoprire un mezzo fantastico per girare, la cosa più semplice del mondo. Grazie, grazie Ministro, anche per questa promessa. Ecco, lì c'è ancora un intervento in prima fila, non voglio stoppare il dibattito, ma il treno parte tra meno di mezz'ora, quindi non una considerazione ma una domanda molto secca. Prego. Non c'è il microfono? Le do il mio. Buonasera a tutti, sono Gianluca Gavazza, consigliere regionale del Piemonte. Il mio vuole essere un saluto, ecco, prima il mio assessore ha già anticipato i saluti della regione, io lo voglio portare come consiglio regionale. Sono qui con me il consigliere Sean Sacco e Sara e di Sabato, siamo onorati, lo dico anche da parte dei miei colleghi, di aver partecipato a questa così importante serata. Ringrazio chiaramente l'ingegner Luigi Cantamessa, che ormai sono legato a lui da più di un anno su questa passione, ecco, che ho sempre un po' avuto, ma che lui ha saputo coltivare in me. Stiamo lavorando su dei progetti. Volevo fare una considerazione. Una considerazione è questa qua. Oggi abbiamo sentito molte cose importanti. Io ne voglio mettere ancora una, che è anche un po' stata detta. Noi come Regione Piemonte abbiamo messo, e qui c'è l'assessore a testimone, dei soldi per andare a ripopolare le montagne. Giustamente, perché le nostre montagne anni fa le abbiamo abbandonate. Io penso che il ripristino di tutte queste ferrovie nostre che Cavour ha pensato serva, perché io tra 30 anni magari non ci sono più, ma anche prima, che i miei figli o i miei nipoti non debbano poi mettere dei soldi per venire a ripopolare Canelli o che sia.
Quindi mi resta solo da dire grazie a tutti. Ricordo che c'era anche un tramvai a Chivasso anni fa, ecco, e speriamo di proseguire su questa strada che ci porti in un futuro migliore, perché la politica, come l'imprenditoria, è saper leggere il giornale di domani, e noi lo sappiamo leggere. Grazie. Grazie. Allora, io direi che... Ah, ecco, ancora una domanda. Veloce, eh? Domanda veloce. Vai, proprio da treno che sta partendo, sul binario. Grazie, molto gentile. Vai. Io ho una domanda per l'assessore Gabusi. La domanda è: crede davvero nei treni ad idrogeno? Prima però di rivolgerla vorrei fare una riflessione di 30 secondi. Dal 2013, se non sbaglio, ha iniziato a parlare di pista ciclabile. Ne ha parlato fino praticamente all'altro ieri, se non sbaglio, settembre 2020. Ci sono stati anche dei bandi, soldi pubblici, per finanziare progetti di studio su una pista ciclabile. Contemporaneamente ad altre affermazioni dove dicevano che non c'erano soldi per il servizio pubblico. Quindi si trovavano per le piste ciclabili, non per il treno. Un'altra cosa. Nel 2020 c'è stata un'alluvione che ha creato dei grandi danni sia in Varroia che in Valle Vermenagna. Ha distrutto la strada statale che collega Cuneo con Ventimiglia. Ancora oggi, un anno dopo, e probabilmente per ancora uno o due anni, questa strada non sarà più percorribile, non lo è tuttora. L'unico modo per spostarsi verso Ventimiglia è il treno. Il nostro assessore è riuscito a dire che il treno non è la soluzione. Un'altra cosa, nel 2020, con l'epidemia da Covid e il lockdown che ci ha fermato tutti in casa, ovviamente il flusso di pendolari, di persone che si spostavano sulle ferrovie è diminuito. La regione ha pensato bene di risparmiare tagliando il servizio, credo, su tutta la regione, senza salvare una linea, e eliminandolo completamente su alcune linee della mia provincia, ovvero la Bracca Vallermaggiore e la Savigliano Saluzzo, a cui sono particolarmente legato. Questo sembrava un provvedimento temporaneo, eppure a tutt'oggi, dal 2020, il servizio non è più tornato. Si è detto più volte sarebbe tornato, poi no, si è perso nel nulla. Siamo a questo punto. Io come faccio a credere alle parole dell'assessore? Ho dei legittimi dubbi, credo. Dopo queste cose che sono successe negli ultimi anni, ci sono le colpe delle passate amministrazioni, per carità, lei le ha ereditate, è stato un po' sfortunato, ma anche lei ha delle responsabilità. E con questa responsabilità come faccio io a credere nella sua, diciamo, fiducia nell'idrogeno? E questo è semplicemente un saltare sul carro dei vincitori, sul seguire la moda del momento, o è una folgorazione sulla via di Damasco? Io ho paura che sia più un cavalcare la moda. Quindi metto il punto di domanda. Lei crede davvero nell'idrogeno? Spero di non essere stato troppo lungo. Sentiamo la risposta. Ma come ha fatto il ragazzo prima di dare la risposta, devo fare alcune precisazioni, se posso, se non vi dà fastidio. Tanto per dire che il bando per le piste ciclabili era un bando che aveva a disposizione 30.000 euro, giusto per darvi il costo del servizio in Piemonte, cioè oltre 200 milioni di euro solo sul ferro, giusto per dire. Era un bando che prevedeva la manifesta volontà di tutti i comuni sulla tratta per partecipare, quindi hanno partecipato quelli che avevano un interesse e non hanno partecipato quelli che avevano un interesse. Era una condizione sine qua non, quindi questo per dare un po' i rapporti, perché poi è facile buttarla in cacciara, siamo tutti capaci. Sulla linea ferroviaria Cuneo-Nizza-Ventimiglia, io ho detto che vista, qui c'è RFI, poi come dire può smentirmi, dopo 20 giorni dall'alluvione io ho chiesto a RFI di darmi le potenzialità di quella linea, cioè quanti treni potevano stare al giorno su quella linea una volta ripristinata. Siamo vicini al ripristino, 19-20 dicembre sembra che sia la data, è una linea in cui interferiscono soggetti italiani e soggetti francesi. Ho chiesto di capire quali fossero le potenzialità. RFI mi ha detto non più di 5 coppie al giorno. Allora io penso che per un territorio come quello 5 coppie al giorno non sia la soluzione. Certo che oggi è l'unica cosa che c'è, non ce n'è altre. Noi abbiamo
comunicato da poco che faremo una navetta, tre corse al mattino, tre coppie al mattino, tre coppie al pomeriggio, per incentivare non solo la stagione invernale ma anche per dare un servizio a coloro che devono andare a lavorare all'ospedale di Tenda, che non hanno altra via di comunicazione. Quindi siamo molto conseguenti nelle cose, ma nonostante ciò continuiamo a dire che bisogna accelerare con i lavori del tunnel di Tenda, che sono da poco riniziati, perché purtroppo quella linea ha un binario unico con molte difficoltà, che è molto con una velocità ridotta, che prevede investimenti infrastrutturali incredibili, tra l'altro oggetto di un trattato internazionale, non possono essere fatti a breve. Quindi purtroppo quella è la verità. Se poi riteniamo, se qualcuno ritiene che 5 coppie di corse al giorno su quella linea siano la soluzione, evidentemente ha un'idea diversa dalla mia, che rispetto. Rispetto al quadro complessivo, forse non si vuole capire quello che ho già detto prima. Perché io ho detto molto chiaramente che di quei 535 milioni che sono lì da anni e che nessuno ha mai aumentato, né io, né quelli prima, né quelli ancora prima, noi adesso, lo dico con un minimo di come dire, scaramanzia, ma per la prima volta dopo tantissimi anni mettiamo 15 milioni di euro in più all'anno per i prossimi 10 anni. Ok, quindi io non avanzo un euro di quei soldi lì. Quindi è inutile che si continui a dipingere, ad additare qualcuno come contro le ferrovie, perché io non sono contro le ferrovie, io faccio l'assessore ai trasporti e dopo tutte le valutazioni bellissime che si fanno devo rapportarmi con Trenitalia e dire a Trenitalia di fare dei treni. E ad oggi, senza quel contratto di servizio, sarebbero a repentaglio anche tutte le linee che oggi sono in esercizio. Questa è la verità. Perché se no non avrebbe fatto ricorso a Trenitalia e se no l'avrebbe sottoscritto. Tutto questo accanimento e queste domande, questo non fidarsi dell'assessore Cabusi che dice cose spiacevoli, non l'avete avuto quando per 5 anni qualcun altro vi ha detto che l'avrebbe riaperta e non ha aperto niente, se non la Saluzzo Savigliano qualche mese prima delle elezioni. Tutte le altre, noi siamo protagonisti di una firma, di una convenzione, sulla io non sono andato perché sapevo già che non sarebbe successo. Allora, bisogna essere onesti, io sono onesto, puoi anche non credermi, ci mancherebbe, io non ho mica paura, ma sono fatto il sindaco qua e ho sempre detto le cose, non che si aspettava la gente, ma che ero in grado di rispettare. Io mi sono impegnato, avremo, credo, il Consiglio voterà, ma credo che siamo tutti, visto che siamo tutti qua presenti, buona parte dei gruppi politici, nessuno avrà dubbio sul fatto che quei 15 milioni che sono stati da reperire però, non è che li abbiamo trovati dal cielo, non sono piovuti, li abbiamo tolti da altre parti, quei 15 milioni per mettere sul trasporto pubblico locale, abbiamo fatto una scelta politica, che va fuori dai convegni, che poi bisogna mettere in pratica, perché bisogna toglierli da altri capitoli. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo, l'abbiamo messa approvata in giunta, arriverà in consiglio, firmeremo il contratto con Trenitalia, che non è un contratto iperbolico, faraonico, eh? È un contratto che garantisce però l'attuale. Noi nel 2022, se non avessimo fatto questo sforzo, avremmo avuto meno servizi di quelli che abbiamo oggi, che giustamente vuol dire essere pochi. Ma perché non facciamo un'analisi? Io ho detto, non al consigliere Gavazza, ma al presidente del consiglio Fava, ed è stata la prima riunione la settimana scorsa, che io non voglio entrare nella discussione di quale linee sospese bisogna aprire per prima. Io ho detto, noi finalmente saremo dal 1 gennaio 22 nelle condizioni di avere un contratto solido con Trenitalia, che con un appendice ci presenterà quali sono i costi delle linee da riaprire. I consiglieri in commissione stanno facendo, iniziando un lavoro per darmi una graduatoria di quali sono le linee da aprire. Se poi avremo 30 milioni all'anno in più, probabilmente le riapriremo tutte. Se ne avremo 10, ne riapriremo 4. Me lo dicano loro. Perché è un progetto, come ha detto bene Gavazza e altri, è un processo partecipato che deve essere più partecipato possibile. Ma io non posso far finta di non dire, di dire che non ci sono le risorse oggi, che non ci sono state, che nessuno ce le ha lasciate. E che se c'è quel ricorso in atto, se siamo qua oggi, è perché siamo l'unica regione in Italia che non ha un contratto di servizio, non dipende da me. Io sarò, spero, in grado, non grazie a me, po' grazie a me, un pezzo piccolissimo, grazie allo sforzo che farà il Consiglio, il Presidente Cirio e tutti, di firmare un contratto e di dare stabilità e una prospettiva. Ma si parte da qui, non si parte dal pezzettino della linea, perché non si ragiona così purtroppo. Se credo ai treni di idrogeno, io credo ai treni di idrogeno, io credo alle opportunità che ci sono di fronte a noi. Io non credo ai treni di idrogeno in assoluto, io credo, e l'ho dimostrato con i fatti, perché abbiamo scritto al Ministro, di recuperare il Piemonte sulle linee di idrogeno, ma non perché dovevo giustificarmi sull'apertura di una o di un'altra linea, perché c'è un motivo per cui il Piemonte ha una vocazione sull'idrogeno. Ma ne abbiamo 12 linee sospese, non saranno tutte idrogeno, non potranno esserlo per forza di cose, non abbiamo neanche le normative oggi. Noi siamo andati il 9 di novembre dal Ministro Giovannini e prima dal Ministero dello Sviluppo della Transizione Ecologica, stanno studiando oggi le normative per consentirci di essere come la Germania, perché oggi non è ancora tutto definito, ci sono dei problemi, sapete che c'è una sola stazione di ricarica su gomma in Italia a idrogeno, quindi
sta nascendo un mondo. Io credo, credo che il Piemonte si possa giocare una chiave su questo. Se mi chiedi, sei certo che la Asti Alba fra 5 anni sarà di idrogeno? Non te lo dirò mai. Io ti garantisco che il Piemonte farà di tutto per giocarsi la partita dell'idrogeno, ma al netto di quella partita, trovare con i territori che ci credono, e Eraldo Botta è sicuramente uno che ci crede, con cui abbiamo magari visioni diverse su alcune cose, ma è sicuramente uno che ci crede. Il presidente ha prospettato uno scenario per cui sulle risorse delle aree interne, come ho già detto prima, la start-up sarà fatta dai territori, ma è esattamente quello che stiamo dicendo tutti. Tutti ci dobbiamo credere un pezzettino, finalmente ci crede anche il governo, e una parte di quei soldi che ci saranno in più potranno andare a alimentare anche il ferro, perché non voglio eludere il tema della gomma, perché i fratelli poveri o ricchi della gomma, chiamiamoli come vogliono, anche loro hanno le loro rivendicazioni e anche loro sono in sofferenza, anche loro da molti anni non hanno gli aumenti nemmeno dell'adeguamento Istat. Quindi io devo gestire un po' tutto e devo farlo dicendo le cose come stanno, non illudendo nessuno, perché non sono fatto così. Dopodiché, purtroppo, potete fare di no finché volete, sapete, però nessuno riesce a dirmi una cosa contraria a quello che ho detto, perché i soldi sono quelli lì, ok? I soldi sono quelli lì, i soldi... No, ma non alzarti in piedi, tranquillo. Calma, stai calma. Tranquillo. Stai tranquillo. Ma io non mi nascondo dietro niente. Io non mi nascondo dietro niente. Io non mi nascondo dietro niente. Io intanto ho detto chi sono e dove sono, tu non hai detto chi sei. Dopodiché io non mi nascondo dietro niente. Io ti sto dicendo che il contratto non c'è. C'è Trenitalia. Vuoi parlare con Trenitalia? C'è Trenitalia qui, se vuoi puoi chiederglielo. Se vuoi puoi chiederglielo a Trenitalia se c'è il contratto. O se abbiamo 4 ricorsi in essere per da dove derivano. Perché non glielo chiedi? Ma perché? Certo, ce l'abbiamo, certo. Vedi tu. Ti rispondo, se vuoi ti rispondo. La Pinerolo Torre Pellice, così come la SFM8, sono inseriti in un'opzione diciamo progettuale compresa nel contratto, quindi non hai ragione. C'è un discorso molto semplice, che i soldi complessivi sono sempre gli stessi fino a quando non metteremo questi 15 milioni in più. Quindi noi possiamo immaginare di attivare dei servizi ulteriori, ma andiamo a toglierli su altre linee. Cioè il portafoglio sempre 535 milioni fa, da domani 550. Quindi hai ragione, io non mi nascondo dietro un dito. La Pinerolo Torre Pellice si può attivare, costa un tot, vuol dire che togliamo i terreni dalle altre parti. Quindi si tratta di capire se oggi vogliamo immaginare di aprire delle linee nuove prima di stabilizzare quelle che ci sono attualmente. Perché noi abbiamo ancora oggi alcune linee qua a casa mia, a Stiacqui, che erano biorarie e sono diventate, erano orarie e sono diventate biorarie. Ma non perché sono contento di farlo a casa mia, perché abbiamo dovuto fare delle scelte, e purtroppo le scelte, l'ha detto bene l'ingegner Cantamessa, che mi piacerebbe, come dire, approfondisse insieme a tutti questo tema. Noi abbiamo dei costi che sono molto ingessati sulle ferrovie, a differenza della gomma. Quindi ha ragione a dire noi paghiamo 8 ore quando possiamo fare 3 ore di servizio. Non possiamo risolverlo né io né lui, purtroppo, quell'argomento. Ma è un tema. Oggi quei costi sono molto ingessati. E quindi dobbiamo, come fanno i buoni amministratori, fare questi ragionamenti. Hai ragione, c'è quello. Vogliamo attivare quella. Prendo io così. Altri treni, perché la somma complessiva è la stessa. Al di là che siano 2 contratti diversi. Lo so, però vedete, voi dovreste essere non contenti, perché dovete essere contenti, ma dovreste esordire dicendo è la prima volta che si mettono delle risorse in più. Poi scusatemi, se ci deve metterne 15, se ne poteva mettere 30. Se potete spegnere questa luce. Ecco, adesso questa luce. Ancora l'ingegner Cantamessa, un momento. Prego. No, giustamente l'assessore Gabusi ha posto un tema adesso molto di terra vostra. Io non sono... C'è un tema più alto però, caro assessore e caro cliente, perché lei è un cliente, che è un tema complessivo di regolazione generale dei trasporti che in Italia è da fare, a Roma, con i ministri, per definire la produzione di treno chilometro quanto costa. E questo, io con Gabusi veniamo da, parliamoci chiaro, lei ha difeso in un certo momento della sua carriera, votato dai piemontesi, le piste ciclabili. Io mi sono ritirato difendendo i miei binari. Cioè io e lei siamo, ci possiamo guardare negli occhi, perché ci siamo battagliati con la divisa. Io da ferroviere e lei da sindaco e soprattutto da assessore. Oggi ci ritroviamo su molti punti in comune. C'è da dire però una cosa a queste persone, secondo me. Che nel mentre che si passa ad altissima tecnologia,
qualcosa va dato. Io ho detto, scusatemi, lo dico, io sono andato al MIMS, caro Gabusi, te lo dico, posso darti del tu? Io sono andato al MIMS e ho detto, ci vuole un contratto di servizio universale come quello dei treni notte e degli intercity che non si reggono a mercato, che aiuti le regioni a innestarsi sul contratto di servizio regionale. Io sono sicuro che se questo arrivasse, come dice il nostro amico, viene fuori chi è a favore o chi è contro il treno. Allora, ci uniamo su questo, quindi è Roma, bisogna venire a Roma. E Roma deve dare risposte a Saluzzo, a Torre Pellice, alla Irasca, via Cuneo e a tutte le altre, altrimenti abbiamo iniziato per niente. Però questo è un tema oggettivo, un supporto alle regioni di contratto servizio universale che aiuti lui a chiudere il nodo e agli altri. Mi fate concludere con un grazie agli appassionati e alle associazioni, che prima che io arrivassi sono stato citato fin troppo, caro Miravalle, fin troppo vi ringrazio, alle associazioni, ai ferrovieri in divisa che lasciato il servizio sono ancora qua, grazie, grazie cari colleghi, grazie associazioni, grazie a una cosa, perché c'è sempre il simbolo della Fondazione Ferrovie dello Stato, è il PIN del gruppo, ma chi ha fatto i lavori è Rete Ferroviaria Italiana. Quindi devo ringraziare l'ingegner Catalano e l'ingegner Pitisci che hanno con tutti i loro uomini fatto girare lo scambio dal binario 1 di Alba e portatoci qua. Quindi è un grazie davvero e soprattutto a te, caro Edoardo, perché da quell'estate del castello di Canelli è nato poi tutto questo. Grazie. Allora chiudiamo, il treno sta per partire, io vi ringrazio, ringrazio anche gli interlocutori che sono intervenuti, i giovani che hanno dimostrato passione e intensità per il futuro del treno. Direi che ci possiamo dare un appuntamento forse il prossimo anno per fare il punto di come saranno i treni storici in Piemonte e in questo territorio. Grazie, arrivederci a tutti, buon viaggio.